Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere intervenuti. Mi presento, sono Antonio Amoroso, ho lavorato a lungo a Città della Salute, ho partecipato ai pensieri che si sono sviluppati intorno a riprendere il tema del Parco della Salute insieme ad amici e partner. E oggi è la prima occasione per cominciarne a parlare qui ad Architettura. E il titolo di tutta l'iniziativa è Perché non possiamo fare a meno del Parco della Salute, ricerca e innovazione. E cercheremo di sviluppare questi concetti in una serie di incontri. Apriamo oggi qui a parlarne. E il tema dell'incontro è Cos'è il Parco? Modelli, funzionamento, procedure e tempi. Qui dietro di me vedete il programma del nostro pomeriggio con una serie di interventi e a cui seguirà una discussione che ha già degli interventi programmati e quindi vi invito a seguire tutto il convegno che stiamo avviando. Comincia le danze, come si suol dire, il dottor Antonio Scarmozzino, che è qui al mio fianco. Dottor Scarmozzino, per chi non lo conoscesse, è direttore sanitario delle Molinette, uno dei presidi di cui è composta Città della Salute e della Scienza, una persona, come si suol dire, a conoscenza dei fatti, avendoci lavorato ormai per tanto tempo e avendo anche partecipato ai diversi tavoli per poter ideare la nuova struttura del Parco della Salute. Antonio, a te il compito di aprire questa giornata. Grazie professor Amoroso, in sostituzione del professor Saracco abbiamo quindi un prestito dall'Università di Torino al Politecnico. Grazie, vedo che ancora stanno dei colleghi entrando. Buongiorno a tutti. Allora, come diceva il professor Amoroso, si era ipotizzato di fare una serie di incontri, come era stato anche detto ieri nella conferenza stampa, per come dire, tenere alta l'attenzione sul il Parco della Salute. A me oggi Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione, il nome completo. A me oggi è stato posto un quesito, mi si chiede di rispondere a un quesito, cerco di farlo non necessariamente solo con l'esplicitazione di numeri, già prima un collega mi chiedeva oggi ci farai vedere i numeri, ma indicando piuttosto il senso di un'opera di questo tipo. L'ospedale Molinette, quale noi conosciamo nella sua concezione attuale, nonostante le realizzazioni successive a cui abbiamo assistito nel tempo, che però non ne hanno snaturato totalmente la concezione architettonica, è frutto proprio di una straordinaria concezione architettonica che era mirata a favorire lo sviluppo del sapere medico. Si veniva da secoli di un'assistenza sanitaria mirata che era animata dal principio della carità, del prendersi cura dei bisognosi. Non mancavano le intuizioni geniali che consentivano il progresso della medicina, ma erano intuizioni di singoli. Intuizione geniale, volontà determinata degli anni 30 di strutturare un nuovo contesto ospedaliero mirava appunto a quella di creare invece una condizione, un pabulum ideale per consentire il progresso della scienza medica. L'organizzazione a padiglioni era un'organizzazione che derivava sì dalle influenze e dalle indicazioni che allora avvenivano dagli igienisti dell'epoca, come soluzione strutturale che consentiva a due elementi naturali, l'aria e la luce, di contribuire un tema attuale, di recente attualità, alla prevenzione della diffusione delle malattie infettive. Grandi ambienti, grandi volumi, in cui c'era anche
l'effetto della diluizione della carica microbica, grandi fenestrature per consentire appunto la reazione e l'illuminazione adeguata dei locali. Ma l'organizzazione per padiglioni ben si prestava per cominciare ad aggregare le competenze, competenze che potevano essere o orientate alle soluzioni tecniche, alla tipologia di risposta alle patologie, le cliniche, il concetto delle cliniche, clinica medica e clinica chirurgica, oppure già orientate verso la soluzione di patologie, gli apparati, l'istituto di neuroscienze, nasce così il concetto di istituto, l'istituto di neuroscienze, l'istituto dermatologico, 3 anni dopo la Molinette, sappiamo, è inaugurato nel 35, nel 38 nasce l'ospedale Sant'Anna, che nasce subito come ospedale distinto, ma nasce rispetto a quella logica di attenzione alla singola patologia. Era un momento di espansione delle conoscenze e quindi si tendeva ad aggregare le competenze secondo, come dire, omogeneità strutturale e funzionale. Se si vuole, erano in nuce già i primi dipartimenti, quelli che poi sarebbero diventati i dipartimenti nell'organizzazione ospedaliera. Non basta, l'Istituto di Anatomia Patologica, che tanto ha contribuito al progresso della medicina, partendo dal mirato con la funzione di studiare le cause delle patologie, partendo dalle cause di morte. L'esame del corpo umano era uno strumento fondamentale per lo studio delle cause di morte, ma al tempo stesso anche fare delle inferenze sulle patologie. Quindi un contesto che consentiva ai medici, agli infermieri che lavoravano all'interno di quella struttura di concentrare, compenetrare le competenze specifiche su quel determinato settore, su quell'ambito per migliorare la risposta ai malati. Ma al tempo stesso l'ospedale nasceva per creare le condizioni strutturali non solo per avere questa aggregazione delle competenze, ma anche per consentire la trasmissione delle competenze ai professionisti futuri. Il concetto di didattica, le aule, i concetti della formazione dei professionisti che poi sarebbero diventati medici, infermieri. Allora c'era anche particolare attenzione agli ausiliari, quelli che avevano anche delle prime nozioni sanitarie e contribuivano all'assistenza ai malati. Ma non basta, perché all'interno di quella struttura si creano i primi laboratori di ricerca, quindi con la volontà determinata, con la necessità di intercettare una nuova istanza che interveniva in ambito medico, non solo quindi lo studio delle cause delle patologiche attraverso l'osservazione clinica e attraverso lo studio del corpo umano, lo studio appunto dei deceduti, ma anche lo studio nell'ambito dei laboratori in quello che iniziano le prime prove al microscopio, le analisi quella che poi diventerà la biologia molecolare, tutti gli studi in ambito laboratoristico su quella che sulle possibili cause delle malattie. Quindi un contesto strutturale che favoriva il connubio tra assistenza, didattica e ricerca. È un connubio inscindibile in un'opera di questo tipo e in una struttura che aveva l'ambizione, in una cittadinanza, in una città che aveva l'ambizione di non solo dare una risposta sanitaria ai cittadini, ai malati, ma di contribuire al progresso della medicina. E quella struttura deve essere, e lo è stato, e deve continuare ad essere un giusto orgoglio dei cittadini torinesi e dei cittadini piemontesi, perché ha effettivamente contribuito al progresso della medicina. Non sto qui a ricordare tutte le scoperte o le tecniche che sono state adottate, potrei facilmente citare una referenza bibliografica fondamentale, qual è la fiction televisiva Cuori, per comprendere come proprio all'interno di uno di quei padiglioni delle cliniche si sviluppano quella che è l'embrione sia delle conoscenze anestesiologiche che consentono lo sviluppo della chirurgia,
perché evidentemente riusciva difficile o quantomeno un po' complicato. Diciamo che i pazienti, si direbbe oggi, erano poco complianti ad essere operati da svegli, e quindi necessariamente la chirurgia ha un'evoluzione proprio dagli sviluppi delle conoscenze sul versante dell'anestesia. E alle molinette si dà un contributo fondamentale a quelle conoscenze, a quella competenza. Così, dicevo, la cardiochirurgia, come appunto indicavo nella referenza. Ma dal lato di Via Genova si sviluppa, per esempio, la competenza sulla chirurgia toracica e polmonare, e così continua quindi quella strutturazione di competenze nell'ambito di Padiglioni, quale nasce l'Istituto Toracopolmonare. 20 anni dopo nascerà l'ospedale infantile Regina Margherita, che era già presente come ospedale dall'altro lato di Corso Bramante, oggi è un asilo, come struttura dedicata alle cure dei bambini. Nasce nel 58 invece l'ospedale Regina Margherita, e successivamente, un decennio dopo, ancora l'istituto che noi conosciamo come CTO, l'ortopedico traumatologico, che nasce prima come clinica di medicina del lavoro per lo sviluppo delle malattie professionali, e poi si struttura nel tempo come trauma center, come ospedale ortopedico traumatologico. L'ospedale continua questa tradizione, questo contributo, questa vocazione verso il trattamento delle patologie ad alta complessità, verso lo studio delle soluzioni innovative, sia sul piano medico sia sul piano chirurgico. Cito solo l'ambito che ha contribuito ancora una volta a rendere l'ospedale Molinette famoso non solo sul piano nazionale ma sul piano internazionale, la sanità piemontese non solo sul piano nazionale ma anche sul piano internazionale, che è quella dei trapianti d'organo. È lì che, proprio nello studio di alcune patologie, di alcune soluzioni terapeutiche, si trova un pabulum ideale dove, integrate tutte le competenze, possono permettere di dare questa risposta. Quindi già in luce in quegli anni ci sono quel connubio tra assistenza, didattica e ricerca, che è alla base del Parco della Salute, della Scienza e dell'Innovazione. Non ci sono, già qui anticipo quello che forse viene alla base di un equivoco: non ci sono ospedali di serie A, ospedali di serie B, ci sono in una rete sanitaria dei ruoli, dei compiti, che sono assegnati, delle funzioni che sono assegnate a ciascuno dei luoghi delle cure, che ciascuno di noi esercita nella maniera più dignitosa possibile. Il ruolo che viene assegnato a questa struttura già negli anni 30 e continua ad esercitarlo negli anni successivi fino ai giorni nostri è quella appunto di creare le condizioni per dare assistenza ai malati, trasferire questo sapere alle giovani generazioni e continuare a contribuire sull'attività di ricerca. Ma contestualmente, mentre si decide di creare un'azienda più grande, integrata, quella che, quanto a numero di posti letto, diventa l'azienda più grande d'Europa, la Città della Salute e della Scienza, con appunto oltre alle Molinette anche il CTO, il Sant'Anna e Regina Margherita, che quindi diventano un contesto aziendale unico in cui si intende integrare anche in questo caso le competenze per dare una maggiore e un migliore risposta ai cittadini. Sullo sfondo assistiamo a tre fenomeni fondamentali che non possiamo trascurare anche quando parliamo di un'opera di questo tipo. Anzitutto la deriva dei costi, l'aumento crescente dei costi in sanità, soprattutto per quel che riguarda farmaci e dispositivi, sia sul piano delle terapie mediche, sia sul piano delle terapie chirurgiche, farmaci e dispositivi medici utilizzati in chirurgia. Si ha un incremento netto, esponenziale dei costi, a cui tutti i sistemi sanitari occidentali fanno fatica a star dietro, a sostenere. I sistemi sanitari occidentali, siano essi quelli pubblici, visto che oggi è argomento del dibattito sui giornali la resistenza e la resilienza del sistema sanitario pubblico, ma faticano anche i sistemi sanitari privati. Perché ovunque, da qualsiasi parte la si parla, comunque ci deve essere
qualcuno che paga i servizi sanitari, possono essere i cittadini insieme collettivamente attraverso le tasse oppure i singoli cittadini. Il costo esponenziale mette in crisi il sistema occidentale. I sistemi sanitari pubblici, in particolare questi e quelli, quello italiano, sono in un costante sottofinanziamento che incomincia a palesare i propri problemi, i propri limiti. Voglio dire, negli anni è servito molto a stimolare, che se ne dica, le capacità organizzative dei professionisti sanitari, di coloro che lavorano ad organizzare i sistemi sanitari, tant'è che si è parlato per molti anni del sistema sanitario più efficiente o di uno dei sistemi sanitari più efficienti al mondo, che era in grado di raggiungere i migliori risultati col minore impiego di risorse, ma questo incomincia ad essere alla corda, questo costante sottofinanziamento comincia a rappresentare a dimostrare appunto i limiti, a mettere in difficoltà i sistemi come vediamo tutti. Ma il terzo fenomeno fondamentale è quello della transizione demografica. Tutto il mondo occidentale va incontro, l'Italia, il Piemonte, Torino, vanno incontro a questa importante transizione demografica che chi si occupa di programmazione sanitaria non può non considerare. Torino è una città in cui da almeno 6 anni consecutivi il numero dei nuovi nati è inferiore al numero dei morti, il numero dei morti è superiore al numero dei nuovi nati. È una città in costante denatalità, in costante riduzione demografica, a cui si assiste alla popolazione invecchia. Per fortuna molti invecchiano bene, ma molti altri invecchiano male e sono sopravvissuti a numerose patologie che si sono cronicizzate, non si è guariti, i progressi della medicina sono stati notevoli, ma non sono stati tali, non lo sono tali al momento per consentire la guarigione per tutte le patologie, ma ne consentono la cronicizzazione. Da qui il fenomeno della cronicità e della fragilità che tutti noi dobbiamo affrontare. Allora, cosa significa? Che di fronte a questi tre fenomeni a cui assistiamo, di transizione demografica, di definanziamento, di sottofinanziamento, e non ne voglio fare una valutazione politica, un trend temporale che al di là di tutti i governi regionali e nazionali è stato, come tutti sanno, è stato incrementato il finanziamento all'epoca del Covid perché è stato necessario uno straordinario finanziamento di tutto il sistema sanitario per dare una pronta emergenza, ma adesso si sta tornando a quello che era un trend decennale, quindi non è questo governo rispetto a quello precedente, un trend di costante sottofinanziamento del sistema sanitario. E quindi dicevo, dobbiamo noi rinunciare alla possibilità, all'ipotesi di dare una risposta sanitaria ai cittadini? Assolutamente no, anzi, io trovo che in questo momento ci sia la necessità di rimettere mano ai sistemi sanitari, al nostro sistema sanitario, prevedendo una riorganizzazione in cui di nuovo c'è spazio, ci deve essere spazio per un luogo dove ci sia quel connubio di assistenza, di didattica e ricerca. Il parco della salute, della ricerca e dell'innovazione, come è stato concepito, è concepito con l'idea di individuare oggi una nuova soluzione architettonica. Il contesto è favorevole anche da questo punto di vista e vuole anche stimolare Politecnico nella sua dimensione più competente sul piano dell'architettura, dell'urbanistica, a provare a stimolare le soluzioni del mercato anche da un punto di vista architettonico dove sia possibile immaginare di ipotizzare un ospedale nuovo, snello, dove ci siano più efficiente, che abbia un ridotto impatto ambientale, che possa continuare intervenire a ridurre gli sprechi a cui oggi noi assistiamo in degli ospedali vetusti dove c'è banalmente una dispersione di calore che non è più accettabile, ma che siano in grado di trovare delle soluzioni più moderne e più efficienti, ma di favorire anche i percorsi di integrazione delle competenze. I malati di cui vi parlavo prima, malati polipatologici, cronici, anziani,
beneficiano oggi di un'integrazione superiore delle competenze, non più all'interno della singola specialità, non si va più dal... I cittadini, chiunque abbia esperienza di malattia, sa che costruiscono il proprio percorso di malattia attraverso le proprie conoscenze, le proprie capacità di movimento all'interno del sistema sanitario. Ci sono rari casi, tipo quello oncologico, in cui ci sono dei contesti in cui si integrano le competenze, ma la maggior parte degli altri ambiti patologici invece il cittadino è arbitro e disegna il proprio percorso. Allora il contesto strutturale deve essere un contesto che mette insieme le varie discipline, e quindi qui si chiede aiuto a delle soluzioni architettoniche che consentano di creare anche spazi più efficienti, più compatti e che mettano insieme le competenze per dare una risposta integrata ai cittadini, ma dove sia possibile anche continuare quella trasmissione del sapere ai giovani professionisti. Ma qui non basta, perché qui non si tratta solo oggi di formare i futuri professionisti della sanità. Qui si tratta di avere la capacità di trattenere i futuri professionisti della sanità in questa città. Non è più possibile immaginare di essere un luogo di formazione, ma di non essere anche un luogo e una città dove si dà il lavoro. La creazione di modelli organizzativi che consentano di lavorare in ambiti competitivi a livello internazionale, dove sia possibile anche aggiungere il terzo elemento, su cui adesso tornerò, che è quello della ricerca, consente a chi ha più possibilità, a chi ha voglia, a chi è più curioso, di restare in dei contesti strutturali, ma al tempo stesso non solo nel contesto stesso della formazione, ma anche nei altri contesti che si possano creare grazie allo sviluppo delle conoscenze. Un ospedale di questo tipo, dove sia possibile integrare il sapere anche medico, ma oggi deve rispondere nella concezione di chi io ho contribuito umilmente, ma di tutti quella, da tutta la società che ha contribuito, tutte le istituzioni, gli enti che hanno contribuito e voglio sperare che continuino a contribuire, la volontà è di creare non solo un'integrazione oggi all'interno del sapere medico per dare quella migliore risposta ai cittadini, ma anche col sapere della scienza tecnica. Lì il Politecnico, sono certo che il rettore ci raggiungerà, spero proprio che ci raggiunga, perché la volontà che noi abbiamo nel concepire il parco della salute, ricerca e innovazione è quello di integrare le competenze della scienza tecnica e della scienza medica. Se io penso alla cronicità, alla disabilità, se penso alla disabilità motoria, e penso alla possibilità che abbiamo in questa città di lavorare insieme a costruire, a progettare delle soluzioni che consentano effettivamente a chi è vittima di una disabilità acquisita o congenita la possibilità di un reinserimento sociale, di un inserimento familiare, grazie allo studio di soluzioni che sia quello delle protesi, di soluzioni più moderne che siano in grado, tutta la parte dell'intelligenza artificiale. Se pensa al reinserimento domiciliare, quando un soggetto perde gli arti dopo un arto, dopo un trauma, si trova nella condizione di aver perso la propria capacità motoria, avere adesso delle soluzioni che ci permettono un reale reinserimento, che non sia una semplice forma di erogazione, perdonatemi il termine, di tipo assistenzialistico, che intervenga solo la previdenza, che intervengano anche delle soluzioni, che siano soluzioni della tecnica, per consentire anche un reintegro sociale reale del soggetto. Allora, il contesto è quindi quello che si vuole favorire e per cui non è possibile, a mio giudizio, immaginare di derogare, di differire, è quello di
avere il contesto che sia un contesto in grado di dare una risposta appunto sul piano sanitario, sul piano della didattica, sul piano della ricerca, che a questo punto non è più la ricerca solo all'interno di una disciplina, ma che è all'interno di più discipline e di più saperi, scienza medica e scienza tecnica post. E quello è un contesto che è possibile solo fare in un contesto nuovo, in un contesto che si concepisce in maniera diversa, in cui sia possibile anche creare delle soluzioni che consentano il favorire quelli che noi abbiamo definito gli incubatori di impresa, che sia la possibilità di attirare degli investitori sia nazionali che internazionali per favorire anche lo sviluppo del mercato. Non è possibile immaginare di ipotizzare una trasformazione della nostra società, della nostra regione, senza creare le condizioni perché questo, ma le condizioni anche culturali perché questo possa avvenire. E questo non significa che quest'unicum debba essere una monade lasciata lì e che in alcun modo che è slegata dal resto della rete. È l'occasione per la riorganizzazione dell'intera rete sanitaria. Tutti i luoghi delle cure, oggi non solo gli altri ospedali, il domicilio, quando parliamo di anziani, soli, malati, il domicilio diventa un luogo delle cure, dove sia possibile portare l'assistenza, il più possibile, quella che deve essere il più possibile diffusa vicino al domicilio, ma al tempo stesso concentrare inevitabilmente le competenze che richiedono l'utilizzo di tecnologie, di farmaci ad alto costo in pochi luoghi, per evitare gli sprechi e per contenere le competenze. È inutile lamentarsi del fatto che non ci sono professionisti a sufficienza per coprire tutti i luoghi delle cure e poi pensare di poterle parcellizzare e disperdere questo tipo di assistenza. Bisogna fare delle scelte, concentrare dove va concentrato e diffondere il tipo di assistenza che va diffusa, quella più vicina ai cittadini. L'idea che sta in nuce nell'idea del parco della salute è semplicemente questa, non la volontà di creare un ospedale che sia in antitesi o che sia in competizione con il resto della rete sanitaria, ma che sia parte integrante di quella rete e possa essere totalmente integrata attraverso gli strumenti. Uno di questi è la telemedicina, che avrà certamente sviluppo, auspichiamo negli anni che poi venga consentito lo sviluppo, in cui sia possibile raggiungere e diffondere queste competenze anche sul territorio, ma non necessariamente parcellizzandole. Io penso che noi dobbiamo fare una scelta. Se continuare, visto che abbiamo le competenze in questa città, ci sono sull'ambito sanitario, ma ci sono anche sull'ambito all'interno del Politecnico, e questo è quello che era, ripeto, l'idea originaria del progetto, di creare le condizioni per poter consentire il progresso della medicina, non più come contributo limitato all'interno di un singolo ospedale, ma aumentando, contaminando i saperi, più saperi, si tratta di fare una scelta, capire se noi vogliamo partecipare direttamente a questo, continuare a contribuire al progresso della medicina, oppure guardarlo un po' alla finestra, guardarlo in televisione, guardarlo sui social, ma la dico in altri termini, in termini socio-economici. Se noi vogliamo partecipare alle nuove prospettive della medicina, partecipare alle scoperte, brevettare alcune delle scoperte in modo da poterle anche utilizzare, sperimentare direttamente, o vogliamo semplicemente limitarci a comprarle, ad acquistarle su un mercato che magari controllato e realizzato dagli altri. Io penso che noi abbiamo le competenze per poter continuare ad essere parte attiva ed essere protagonisti. Questo è il concetto che io vedo e che noi abbiamo immaginato nel Parco della Salute. Grazie. Grazie Antonio. Credo che ci abbia proprio convinto che serve un parco che abbini tutte quelle valenze, non solo di assistenza, ma anche
di ricerca ma anche di formazione per gli operatori che si troveranno poi a dover svolgere questo mestiere. E grazie anche per aver ricordato che questo parco non è una cosa a sé stante, ma è anche l'occasione per ridisegnare la rete sanitaria della nostra regione per renderla più attuale, più efficiente. Grazie per averci illustrato come le molinette quasi 100 anni fa erano state concepite in maniera più che valida. E è altrettanto ovvio che la medicina in questi anni è molto cambiata e quindi occorre modificarne il contenitore, ma non i principi ispiratori che ci hai ricordato, cioè quello di non essere soltanto un luogo di assistenza, ma la medicina è fatta anche di conoscenze nuove che devono essere aggiunte, quindi la ricerca e l'innovazione. E non dimentichiamo che dobbiamo anche come impegno formare tutti gli operatori che operano nel sistema sanitario, che non sono soltanto medici, ma numerosi diversi professionisti della salute. Abbiamo capito quindi che dobbiamo cambiarla un po', ma il problema che si pone è un po' come deve essere concepito oggi un parco della salute con le premesse che ci ha detto Antonio Scamozzino. Allora aiutarci in questo compito c'è Giovanni D'Urbiano, lo conoscete, è un architetto qui del Politecnico, lui è il nostro ospite in questo momento e si è molto impegnato in tutte le iniziative che hanno ragionato intorno all'impegno che deve essere comune a tutti nello sviluppare il parco. E allora, Giovanni, come lo progettiamo il parco? Grazie Antonio. Prima di risponderti, ovviamente senza riuscire a risponderti correttamente, voglio però smentirti sul fatto che qualcuno mi conosca, perché è la prima volta nella mia vita accademica che non conosco praticamente nessuno dei visi che ci sono in sala, solo pochi colleghi, pochi amici, ma veramente pochi, perché la maggior parte delle persone qui presenti non sono architetti, e questo devo dire mi riempie di gioia, perché vuol dire che... Aspetta, io faccio la prova, alzi la mano per cortesia chi è architetto. Ce ne sono in effetti un certo numero, lo conoscete, confermate che lo conoscete. Invece quanti sono quelli in ambito sanitario che partecipano a questa riunione? Vi prego, quindi c'è... è la prima volta che vediamo così tanti architetti e medici tutti insieme. Medici che architetti, ma questo a me riempie di gioia perché, essendo abituato invece a fare convegni tra architetti, vedere che qualcuno è interessato, non dico alle cose che dico io, ma alle cose che vengono ospitate al Castello del Valentino, mi fa molto piacere perché... suppone che ci sia una qualche intersezione tra le questioni di cui noi ci occupiamo, di forma fisica, e questioni, tutte quelle questioni che Antonio Scamozzino ha presentato raccontando un progetto che non è un progetto architettonico, è un progetto molto più complesso che interseca tantissimi piani diversi. Ecco, allora, io vorrei riprendere l'intervento di Scamozzino, che ha sottolineato gli aspetti funzionali che è necessario considerare per gestire un ospedale e tanto più per gestire quelli di un parco della salute che dovrà rispondere a nuovi bisogni di cura, in qualche modo anche deludendolo, nel senso che io, nonostante sia architetto e insegni architettura in questa sede, non parlerò di come questi aspetti funzionali si traducono in spazi o in architetture. Cioè non racconterò di come dovrebbe essere il miglior ospedale possibile, come invece spesso fanno, assumendo posture oracolari, gli architetti. Proverò invece a descrivere quanto sia importante, per arrivare a capo dell'ospedale, per realizzarlo, occuparsi tutti insieme del suo progetto. Parlerò quindi non di architettura, ma di progetto. Cioè di come un processo che ha coinvolto per una ventina di anni una moltitudine di persone ed entità di varia natura abbia progressivamente definito le condizioni della propria attuazione. Certamente l'architettura, intesa come distribuzione di funzioni nello spazio, ha un ruolo importante nel funzionamento di un ospedale. Abbiamo visto, ce l'ha detto Scamozzino, come ad esempio la tipologia a padiglioni delle vecchie molinette incarni una visione della medicina per organi che permeava la cultura medica di un secolo fa.
Questo me l'ha insegnato Antonio Scarmozzino. E di come oggi una tipologia a piastra, in cui le competenze sono attivabili sincronicamente, sia coerente col carattere interdisciplinare della cura contemporanea. Però gli aspetti distributivi, come quelli tecnologici o linguistico-simbolici dell'architettura, sono aspetti che vanno discussi congiunturalmente, cioè rispetto allo specifico caso, questo ospedale, collocato in questo spazio, con l'ingresso in quella posizione, con la possibilità di sviluppo in altezza entro tali vincoli, eccetera. È inutile discutere di architettura senza discutere delle quantità di condizioni poste dalla realtà fisica, ma anche dalla realtà sociale. Abbiamo visto tutti come le tornate elettorali abbiano inciso nella propulsione del parco. Quello di cui invece vorrei parlare oggi non è l'architettura, ma il progetto, inteso come quel complesso di documenti e iscrizioni che definisce progressivamente una sorta di contratto tra le parti, tra le tante parti coinvolte, per cui l'effetto finale sarà l'ospedale e il parco. Anche per sminuire un poco le tensioni dell'agone politico sul tema del parco, vorrei ricordare che il suo progetto ha molti, moltissimi padri e che proprio perché è un progetto socialmente utile, necessario, strategico, la responsabilità del suo eventuale successo o anche del suo fallimento coinvolge una moltitudine di attori. Potremmo dire che il primo di questi attori è Carlo Donat-Cattin, che nel 1988, in qualità di ministro della Sanità, è artefice di un colossale piano di investimenti, la legge 67, per la modernizzazione del patrimonio edilizio ospedaliero nazionale. Da qui potremmo dire, anzi lo diremo proprio, soprattutto quando faremo un confronto con Bergamo, da qui potremmo dire parte una gara tra le diverse regioni d'Italia su come realizzare gli ospedali. Da questa data è possibile confrontare le diverse strategie intraprese dalle diverse regioni per ottenere quell'obiettivo. Purtroppo, in questa gara, sappiamo benissimo che il Piemonte, fino ad oggi, è rimasto indietro. Le ragioni di questo ritardo sono diverse. Ce n'è una prettamente politica. In questi 20 anni, la nostra regione ha avuto un turnover elettorale che altre regioni, come la Toscana o la Lombardia, non hanno avuto e che non gli ha permesso una programmazione lineare. È vero, ma c'è anche una ragione specificatamente progettuale, che è quella su cui vorrei concentrarmi nel mio intervento. Se si osserva l'avvicendarsi nel tempo delle ipotesi progettuali, delle leggi speciali, delle proposte di luoghi destinati a ospitare l'ospedale, emerge una seconda ragione, legata alla forma degli specifici provvedimenti con cui il progetto del parco si è progressivamente consolidato nel tempo. Ripercorrere questa storia, e lo faccio sulla traccia di un articolo che pochi mesi fa ho scritto insieme all'architetto Federica Giogardella sul Giornale dell'Architettura, permette infatti di cogliere come quella razionalità generale a cui si sono sempre appellati diversi progetti nel corso del tempo sia in realtà il prodotto di un'infinita serie di razionalità particolari, spesso contraddittorie e sovente anche in contraddizione tra loro. Per chiarezza di esposizione ho suddiviso la storia del progetto del parco in 4 quadri, ognuno con un tempo e ognuno con un tema. Cominciamo dal primo. Si inizia a parlare concretamente di un progetto per un distretto della salute all'inizio del 2000. In occasione dell'avvio degli accordi di programma previsti dalla legge 67, quella di cui parlavo prima, e soprattutto, ovviamente, del fermento olimpico. Sull'onda dell'opportunità dei grandi investimenti olimpici, Rita Levi-Montalcini avanza la candidatura di Torino come sede dello European Brain Research Institute. Siamo nel 2002. L'anno dopo, Mario Virano, con Pierpaolo Maggiora, Livio De Zani e Giorgio Verme, presenta per il MOI
un ambizioso progetto per il Turin Health Park. La prospettiva di realizzare un polo di eccellenza sanitaria si fa strada, assumendo nel corso degli anni diversi nomi e declinazioni. Ve li leggo. Cittadella della Salute, Molinette 2, Super Molinette, Torino Nuove Molinette, Turin Health Park, Parco Torinese della Salute. Al di là dei nomi e delle declinazioni, si costruisce una narrazione per cui il Parco della Salute diventa una sfida irrinunciabile per una città che vuole guardare oltre la prospettiva olimpica e trasformarsi in centro scientifico-tecnologico capace di attrarre investimenti e rilanciarsi sul piano internazionale. Grazie alle urgenze olimpiche, la Regione, con la Giunta Ghigo, acquista i terreni ex Fiatavio e firma un protocollo d'intesa con Città, Politecnico, Università, RFI per realizzare il cosiddetto Parco della Salute e le nuove molinette. Siamo nel 2003 e l'avvio dei lavori è fissato al termine dei giochi. Secondo quadro. Intanto, visto che è arrivato il moderatore ufficiale, Antonio, hai fatto una meravigliosa parte. Guido, non so se sarà all'altezza della tua moderazione. L'applauso è per Antonio, non per Guido. Continuo col secondo quadro. Terminate le Olimpiadi, viene a mancare l'urgenza di procedere e si apre una lunga discussione sulle modalità di gestione dell'eredità del patrimonio olimpico. La riconversione degli impianti viene frammentata e l'avveniristico piano del Parco della Salute, non più trainato dalle Olimpiadi, sfuma gradualmente. Negli anni seguenti, la discontinuità nel dialogo tra le varie amministrazioni, Giunta Bresso, Giunta Cota, e il mutare costante degli interessi politici ed economici generano fasi alterne e ipotesi localizzative diverse. Qui sono rappresentate, ma ve le devo leggere. Il campovolo di Collegno, 2004. Parte dello stabilimento Mirafiore, 2004. Le caserme di Piazza d'Armi, 2005. Il Palazzo del Lavoro, 2006. La sede del centro di calcolo del San Paolo a Moncaglieri, 2006. L'area lungo corso alla Manno a Grugliasco, 2008. E poi, in momenti alterni, il potenziamento interno al confine delle Molinette o dell'ospedale San Luigi Arbassano. E altre ancora. Il progetto del distretto sanitario si trova quindi immerso in una rete di istanze politiche e tecniche in continuo mutamento, utilizzate strategicamente di volta in volta per dimostrare o confutare la fattibilità delle opere nei diversi luoghi proposti, a secondo degli interessi del momento. Terzo quadro. Nel 2014, con la Giunta Chiamparino, la realizzazione del Parco della Salute torna ad essere considerata un intervento prioritario, con la riproposizione del sito ex Avio Oval, come previsto dalla Giunta Ghigo nel 2003. In quello stesso anno vengono varate una cabina di regia, orientamento politico, e una segreteria tecnica, appunto tecnica, che diventa il principale motore del processo decisionale. In quel momento entro in campo anche io, in qualità di disegnatore, o meglio di spazializzatore delle strategie esposte dai vari attori presenti ai tavoli politici o tecnici. I disegni dello spazio permettono di discutere le implicazioni tecniche e urbane dell'intervento, generando domande e questioni altrimenti nascoste. Si aprono dibattiti sulla distribuzione interna, sulle relazioni formali e funzionali tra il polo sanitario e il grattacielo, sulla ricaduta sul quartiere circostante. Emergono i temi del traffico veicolare, dei parcheggi, dell'inquinamento acustico, dei limiti di altezza delle torri e tante cose ancora. Grazie al lavoro di cabina e segreteria tecnica, che raccolgono un numero infinito di competenze e di portatori di interesse, nasce il progetto del Parco della Salute, della Scienza e dell'Innovazione, così come lo conosciamo oggi.
Come tutti sanno, lo studio di fattibilità posto a base di gara prevede di concentrare le attività sanitarie ed assistenziali ad alta complessità e di affiancare al polo ospedaliero un polo della ricerca, della didattica e della residenzialità d'ambito. Non quindi le Molinette 2, ma un'infrastruttura ambiziosa in grado di far da volano alla ripartenza della città. Nel 2017 la sindaca Appendino approva la variante urbanistica. Nel 2018 la Regione stabilisce la formula del poi tanto criticato dialogo competitivo per l'individuazione del partner privato. E finalmente nel 2019 è indetta la gara. La proclamazione del progetto vincitore viene annunciata per giugno 2022. La conclusione prevista è per il 2027. Con la gara avviata, il progetto del parco sembra quindi essersi trasformato in un automa che nel corso di pochi anni porterà alla realizzazione del complesso. Vedremo in realtà come questo si rivelerà essere un'illusione. E siamo alla storia recente. Durante la campagna per le elezioni regionali del 2019, il parco e una sua specifica parte, l'ospedale infantile, diventa uno dei principali, diciamo, temi del confronto elettorale. E con la giunta Cirio, il Regina Margherita viene scorporato dal parco, senza modificare però il numero complessivo dei posti letto. Con il Covid nel 2020 si registra un ovvio rallentamento dei processi, ma anche una mobilitazione di due atenei torinesi che cominciano i due atenei a ragionare insieme e con gli attori coinvolti delle relazioni tra l'ospedale e il nuovo campus e della sua morfologia. Nel frattempo, nel 2002, con la guerra e l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, si rende necessario l'aggiornamento dei termini economici e finanziari della gara. La stazione appaltante, cioè l'azienda ospedaliera torinese, discute con l'Autorità Nazionale Anticorruzione sulla possibilità di ritoccare il quadro economico dell'opera. Per uscire da questa impasse, nel 2023, la Regione chiede e ottiene la nomina di un commissario con poteri straordinari, l'avvocato Corsini, che tra poco ci raggiungerà per parlare in questo stesso incontro, e che poche settimane fa ha annunciato che il percorso, incrociando le dita, può ripartire. Come nelle serie TV, ci fermiamo quando l'interesse per l'azione è nel suo punto più alto. Come andrà a finire? Non lo possiamo sapere. Tante le condizioni possono ancora incidere nel percorso di realizzazione. Davvero tante. Però possiamo porci un'altra domanda. Cosa abbiamo imparato da questi 20 anni di storie del progetto del parco? Nei discorsi sul parco si fa riferimento spesso a un confronto tra un'ipotetica, grandiosa ipotesi originaria, frutto di una razionalità generale, e la situazione attuale, costretta da mille angustie. Ma se ripercorriamo la storia del parco, vediamo che il progetto in realtà nasce e si sviluppa nella particolarità della contingenza, attraverso condizioni sempre contingenti e puntuali. Il progetto ha proceduto nel tempo, deviando tante volte, a seconda delle necessità e sedimentando sulla propria strada documenti, accordi, finanziamenti che lo hanno vincolato e lo hanno ancorato sempre di più a condizioni fisico e materiali, che sono i terreni acquisiti e vincolati, le leggi modificate, i soldi stanziati, i cantieri di bonifica avviati e tanto altro ancora. Alla fine di questo percorso si può concludere che quello del parco è stato un progetto difficile. Difficile perché ha dovuto farsi carico nei suoi più di 20 anni di vita delle tante istanze che sono emerse nel corso del suo procedere verso l'attuazione. Questo peso che il progetto ha sulle sue spalle è però anche la sua forza, perché il progetto si è progressivamente radicato nei documenti della pianificazione territoriale, come nella regolamentazione urbana, così come negli articoli sui quotidiani e nei discorsi cittadini. Questo radicamento raggiunge anche noi, che da cittadini saremo chiamati a esprimerci sul parco. Non ci resta quindi che continuare a progettare. Grazie.
Bene. Intanto vi saluto e mi scuso per il ritardo che è legato a un'ora di ritardo dell'aereo che mi riportava da Roma, dove ero a colloquio con Tajani per la questione del Bob di Cesana e per il piano Mattei in Africa. Bene, so che abbiamo già avuto due seminari, uno del dottor Scaramozzino, l'altro del professor D'Urbiano, e sono stato briffato, come si suol dire, da Scaramozzino, e tocca a Beppe Russo, che ci fa vedere esempi nel mondo in cui l'agoniato parco della salute già funziona e quanto è il beneficio di questo tipo di struttura. Grazie, prego. Grazie. Prenderò solo un minuto per inserire la chiavina. Ecco. Credo che... Voilà. Possiamo prendere questo qua? Vabbè. Prendiamo questo qua. Dunque. Ma sì. C'è. Perfetto. Ok. Bene, funziona. Ok. Bene. Grazie. Grazie a tutti. Adesso compaiono, ecco, anche l'innovazione. Bene, grazie a tutti. Dunque, ci sono un sacco di architetti e di medici, pochi economisti, tre li ho contati almeno, siamo in tre che conosco. In realtà dovremmo centrare quindi abbastanza poco, quindi abbiamo una piccola quota di questo evento. Quello su cui quando Giovanni mi ha chiesto di pensare a che cosa avrei voluto dire, io avrei voluto richiamare la nozione di programmazione economica in sanità dentro questo evento. Per quale motivo? Un economista di mercato in generale non ama tantissimo la programmazione, sostanzialmente dice che dentro il mercato i giochi che vengono fatti sono, diciamo, naturalmente fair e sostanzialmente sono i consumatori, le famiglie, le persone, le imprese che scelgono che cosa fare. Però, e questo fa parte di un mondo in cui l'economia era molto soggetta a filosofie politiche di tipo diverso, quella socialista era diversa da quella liberale, sono andato a vedere sulla Treccani adesso, la nozione di programmazione economica è cambiata, cioè per fortuna c'è anche evoluzione in qualche modo nelle definizioni, e la programmazione economica è un'opzione che si presenta ogni qualvolta sia necessario prendere delle decisioni più o meno razionali entro una sequenza di eventi tra di loro concatenati o che si presumono tale, e si svolge in tre fasi. Vengono vagliate le opportunità che si hanno di fronte, si stimano le possibili conseguenze derivanti dall'adozione di ciascuna di esse, si sceglie quello che si ritiene più conveniente. Secondo me, negli ultimi, diciamo, 20 anni, nonostante i successi che Antonio Scaramozzino ha ricordato del sistema sanitario, di programmazione non se n'è fatta molta. Cioè, se sono successe un sacco di cose, molte cose sono successe, diciamo, perché ci sono stati dei processi decisionali che hanno funzionato, ma dire che in qualche modo si sia fortemente voluto tutto quello che si è ottenuto e che tutto quello che si voleva si sia ottenuto, secondo me questo non è vero. Cioè, non è vero che il progetto di parco, voglio dire, avrebbe dovuto prevedere 4 fasi lunghe 5 anni l'una, no? 5 anni l'una, quindi non era previsto che dovesse durare per forza 20 anni il progetto di concepimento del parco che ancora noi non abbiamo. E questo deriva anche dal fatto che i processi decisionali pubblici sulle cose importanti in qualche modo hanno trascurato la programmazione o l'hanno considerata in modo sostanzialmente
ha sostanzialmente è semplificata, cioè sostanzialmente cercando di programmare o ciò che era facilmente programmabile o che era sostanzialmente necessario perché non si poteva fare a meno di programmare ciò. L'ultimo piano sanitario nazionale, perché un po' di programmazione c'è, è del 2017, aggiornato nel 2019. Se voi vedete i termini, cioè quali erano gli obiettivi di quella programmazione, erano obiettivi normali, no? Potenziare le reti di assistenza territoriale, perché già all'epoca non erano granché, ridurre i posti letto ospedalieri essenzialmente perché costavano molto e anche perché, no, i nuovi modelli di cura prevedono un utilizzo della ospedalizzazione inferiore, perché si vogliono portare di più le cure, per esempio, a casa, al domicilio dei pazienti, come è stato ricordato, la promozione dell'appropriatezza delle prestazioni per evitare gli sprechi, la valorizzazione del personale sanitario, va tutto bene. Ma basta per avere un sistema sanitario che funzioni non rispetto agli standard di oggi, ma ai bisogni futuri? Il piano sanitario regionale è del 2019-2023, l'hanno approvato nel 2020 e prevede, è sostanzialmente in linea con quello che dice il piano nazionale, cioè è difficile essere contrari agli obiettivi della pianificazione sanitaria sia nazionale che regionale, perché sono tutti obiettivi sostanzialmente che ci aspetteremmo per generare efficienza dal punto di vista dei costi e efficacia dal punto di vista del risultato delle cure. Ora, dove sono i limiti della programmazione sanitaria riguardo anche le strutture sanitarie, quindi gli ospedali della programmazione da un punto di vista di un economista? Il primo limite è che si parla molto di livelli essenziali di assistenza, si parla molto poco di standard infrastrutturali. Cioè, mentre esistono degli standard per l'assistenza che tutti noi vogliamo ricevere quando ci ammaliamo, non esistono degli standard che devono rispettare le strutture, e quindi le strutture sostanzialmente possono permettersi di invecchiare mentre i bisogni dei cittadini devono essere risolti in termini di cure e sanità. Nella programmazione quasi mai si fa riferimento a vincoli e obiettivi di tempo, quindi è una programmazione che quasi mai è cadenzata e quindi non ci sono degli obiettivi. Tenete presente che in tutte le altre programmazioni importanti della vita delle persone, delle famiglie, i vincoli di tempo sono chiari, no? Se tutti quanti siamo stati studenti e avevamo dei vincoli di tempo per realizzare i percorsi, quindi non potevamo pensare che all'esame di costruzione di un ospedale, anziché metterci 5 anni, ce ne metto 20. No? Perché c'erano dei vincoli, e questi non sono stati mai considerati. Poi ci sono dei vincoli, degli obiettivi che si adattano ai bisogni del tempo, ma che quasi mai anticipano i bisogni dei tempi che verranno. Antonio Scaramezzino ha anticipato i bisogni di tipo demografico, che sono spaventosi, vi farò vedere due o tre cose subito dopo. Questa è una slide in cui dico per punti ciò che poi dopo specifico meglio. Quasi mai è specificato un collegamento con un obiettivo di crescita generale dell'economia. Cioè, noi facciamo le automobili, adesso faccio un caso di scuola, siamo a Torino, potrei dire i panettoni. Facciamo i panettoni, facciamo le automobili per far crescere l'economia, i posti di lavoro e distribuire un reddito. Mentre invece quasi mai si dice che investiamo nella sanità con lo stesso scopo, come se fosse sbagliato. Quindi non c'è quasi mai un obiettivo di lo facciamo per far crescere l'economia, quasi mai esplicitiamo un obiettivo di crescita locale, cioè abbiamo un territorio che ha un problema di riconversione industriale, che probabilmente ha, e non citiamo il fatto che anche l'investimento sanitario può produrre degli effetti in termini di riconversione economica di un territorio. E quasi sempre la tecnologia, c'è qua il rettore Saracco, è citata come strumento per migliorare le cure, ma come un obiettivo da
da conseguire per avere, per esempio, dei risultati sia sotto profilo delle cure sia sotto profilo economico. Quindi la tecnologia è quasi sempre strumentale e non è viceversa un obiettivo della programmazione. E quindi la programmazione c'è, ma queste cose nella programmazione non ci sono mai state. Poi i piani sanitari scadono, e scadono tutti nel 2023, quindi bisognerà farne uno a partire dal 2024 e quindi magari riusciamo a introdurre queste cose nella programmazione successiva. Naturalmente, se non ci sono gli standard infrastrutturali nella programmazione, succede che le infrastrutture invecchiano. Quindi succede che il 75% degli ospedali italiani ha carenze infrastrutturali, gli altri non stanno molto meglio. In Germania il 70% degli ospedali richiede investimenti in strutture e in attrezzature, in Spagna il 50% degli ospedali ha più di 25 anni di vita, il 20% più di 40 anni di vita. Cioè questa è una cosa che riguarda abbastanza tutti, questo giusto per non farci sentire gli ultimi della fila, anche se il caso italiano e piemontese è un caso particolarmente, particolarmente grave. Il fatto che non ci siano standard nei tempi produce il record negativo dei tempi. Lì ci sono anche delle referenze, ci sono diversi studi su quanti anni servono per costruire un ospedale. Noi in media stiamo nei 10 anni. Secondo me siamo stati, quando i ricercatori di KPMG hanno fatto l'indagine, non hanno considerato bene il campione, perché secondo me sono più di 10. Poi bisogna sempre considerare da quando si considera il tempo di costruzione, perché se si considera dal tempo dell'affidamento del progetto, probabilmente sono più di 10. Però abbiamo, da un punto di vista dei tempi di realizzativi, noi abbiamo il record negativo di tempi di durata dei cantieri degli ospedali. Anche perché non c'è nessun obiettivo di tempi nella programmazione, c'è nessun vincolo a realizzare entro determinati tempi. Naturalmente, qui ci sono dei dati che ho aggiunto in più, che fanno parte della ricerca di KPMG sui tempi medi di realizzare gli ospedali, ve li abbuono perché vorrei stare nei 15 minuti, e parliamo appunto del fatto di che cosa fa la programmazione, se si adatta ai bisogni oppure se anticipa i bisogni. La mia idea è che normalmente si adatta ai bisogni. Allora, quella sopra è la popolazione mondiale per età e quella sotto è la popolazione italiana per età, dal 1950 al 2021, cioè degli ultimi 70 anni. Cioè le persone in vita hanno percorso più o meno tutte questo arco di tempo. Perfetto. Una delle cose che balza subito all'occhio è che, diciamo, rispetto alla media del mondo, la nostra popolazione è una struttura che sta diventando più vecchia, guardate la parte marrone, con i giovani che si stanno assottigliando. Dove stanno i maggiori bisogni sanitari, secondo voi? Dopo lo vedremo. La cosa interessante è che finché noi, diciamo, ci adattiamo a questi bisogni, per cui ogni anno ci sono un po' di anziani in più da considerare, no? E magari qualche reparto neonatale che scende sotto il livello minimo efficiente da in qualche modo ristrutturare, allora fino lì non riusciamo a percepire qual è il vero problema. Il vero problema è questo. E che io dovrei fare la programmazione sanitaria guardando in avanti, e i mutamenti strutturali più importanti della demografia italiana, lì c'è solo l'Italia, li abbiamo da adesso in poi, perché il culmine della popolazione totale l'abbiamo toccato qualche anno fa, ma come vedete la popolazione, diciamo quella in età da 25 a 64 anni, sta già scendendo e scenderà significativamente, mentre la popolazione con più di 65 anni è destinata a salire ancora. Naturalmente al netto dell'immigrazione, che potrebbe cambiare queste carte in tavola, è anche da dire che il deficit demografico italiano non è sanabile da flussi migratori che non siano rivoluzionari, no? Mentre il deficit demografico di altri paesi che hanno tassi di riproduzione della popolazione di 1,7-1,8 sono rimediabili con una immigrazione di popolazione giovane, il nostro deficit demografico è tale per cui con l'immigrazione e basta, non riusciamo, senza flussi che non siano rivoluzionari, non riusciamo a metterla a posto.
Allora noi dovremmo pensare ai bisogni di quella popolazione lì, in cui i vecchi sono, gli anziani sono molti di più e i giovani sono molti di meno. E avremo diversi bisogni di salute. Un bisogno di salute è quello di estendere il più possibile la durata in salute della vita della popolazione adulta per ritardare il più possibile il momento dell'invecchiamento. So che è un tasto dolente per molti, però stando così le cose, il tema di rimanere sani molto a lungo, cioè quindi avere molti anni di vita attiva in salute, diventa, tra virgolette, obbligatorio per tenere insieme il paese, se no non c'è proprio più quello che guida l'autobus. La demografia è importante perché, questa è una slide che di sicuro Antonio Scaramuzzino conosce bene, sa bene come funziona, è che i costi delle cure sono tutti in funzione dell'età, e una delle cose che si vede nella prima slide è che i costi pro capite delle cure dipendono dall'età, ma con un'enorme varianza. Cioè, mentre la varianza dei fenomeni nell'età centrali è tutto sommato piccola, le classi di età grandi possono generare dei costi molto elevati o dei costi non molto elevati. Questo è quello che, se vi ricordate, cito sempre Antonio perché non ci eravamo parlati, no? Diceva: molti hanno la fortuna di invecchiare bene e molti hanno la fattura di non invecchiare bene, e questo spiega quella variabilità. Allora lì c'è tantissimo da lavorare in termini di programmazione sanitaria, perché bisogna avere delle strutture, e non solo il parco della salute, ma una rete di strutture che sia in grado di generare salute a tutte le età a condizioni efficienti, perché se la maggior parte della popolazione italiana si sposta nelle fasi finali, ma alla fine la coperta finanziaria è corta per coprire sostanzialmente i bisogni espressi da una popolazione che invecchia. Tenendo anche conto che i costi di salute, soprattutto in quarta età, ci sono molti costi di salute che servono per generare salute, e ci sono molti costi di salute che sono semplicemente correlati a all'imminente cessazione della vita. E allora anche qui, voglio dire, ci sono delle cose da pensare. Qual è il costo? Poi abbiamo detto, no, nella programmazione sanitaria non si tiene conto il rapporto con la crescita economica, perché la salute non deve generare economia, no? Normalmente la relazione è opposta: occorre un finanziamento appropriato per generare salute, ma c'è anche l'altra relazione. C'è uno studio della Commissione Europea che lì è citato, che è fatto molto bene, sui dati 1995-2015, che dimostrano una relazione causale diretta misurata tra la spesa sanitaria pubblica e il tasso di crescita sia della produttività del lavoro che della produttività totale dei fattori. Tanto per dirne una, la produttività sostanzialmente totale è uguale il tasso di crescita della produttività è uguale al tasso di crescita della produttività del lavoro più il tasso di crescita della produttività totale dei fattori, e questo sostanzialmente diventa crescita economica endogena, cioè non c'è bisogno di esportare di più per ottenere quella crescita, è sufficiente che ci sia questo effetto. Ora, siccome è stato stimato questo effetto, cioè sappiamo che un aumento del 10% della spesa sanitaria pubblica porta a un aumento della produttività totale dei fattori dello 0,8% e della produttività media del lavoro dello 0,7%, io ho fatto i calcoli applicandoli su Torino e viene fuori che 1 miliardo di spesa sanitaria aggiuntiva produce sostanzialmente circa 3 miliardi di valore aggiunto aggiuntivo nella migliore delle ipotesi. Nella migliore delle ipotesi vuol dire, se il parco della salute non è un ospedale basta, ma è un pezzo dell'economia del sistema. Un pezzo dell'economia del sistema e non un ospedale basta. Questa cosa qui, tra l'altro, questo è il moltiplicatore più alto che si veda in circolazione. Cioè, i moltiplicatori sono una roba che gli economisti ogni tanto calcolano. Un moltiplicatore che varia da 2 a 3 è uno dei moltiplicatori più alti di quelli che esiste, più alto per intenderci di quello della maggior parte degli investimenti pubblici di qualsiasi altro tipo.
Naturalmente, quali sono le condizioni a cui quella roba funziona? La condizione a cui quella cosa funziona è che l'ospedale venga appunto, diciamo, progettato come parco in relazione con la sua funzione di formazione, la sua funzione di aiuto alla ricerca, ma anche la funzione di nutrire l'innovazione tecnologica e il sistema delle imprese. E ci sono degli esempi che ho tratto apposta da delle città minori degli Stati Uniti, che vedete lì, no? A Akron, Birmingham, che quella che sta in Alabama, e Worcester, che sta nel Massachusetts, sono tre città minori, perché dimostrano che in città non capitali, cioè perché è facile a Boston, diciamo, fare un investimento, no? E avere dei ritorni, ma non è così facile farlo a Birmingham, in Alabama, a Worcester e ad Akron. In realtà, siccome per la salute ci si muove, l'eccellenza sanitaria è in grado di essere attrattiva anche in luoghi che non sono necessariamente capitali politiche o capitali economiche e finanziarie. E si vede come in quei tre casi, di queste tre città che probabilmente nessuno conosce e io stesso non ho visitato, la prima era la capitale mondiale della gomma ed è stata deindustrializzata negli anni 70 perché la gomma si è andata a produrre quasi tutta in Oriente. Se guardate le gomme che montate sulla vostra automobile, se sono buone sono fatte a Taiwan o in Corea del Sud, se sono viceversa di fascia economica sono fatte in Cina. Fatto in Europa, pochissimo. Beh, Akron si è reindustrializzata sulla base dell'Akron Biomedical Corridor, e dopo vi dirò. Birmingham si è inventata in Alabama grazie al suo polo universitario medicale, e Worcester, che era la capitale delle macchine tessili degli Stati Uniti, si è reinventata attraverso il University of Massachusetts Memorial Healthcare, il più grande sistema sanitario del Massachusetts. La stessa cosa è successo in città secondarie europee, prima che a Torino. Lì sono citate Lille, Bilbao e Glasgow, con 70.000, 25.000 e 50.000 persone impiegate, in tre città che sono tutto sommato modeste, ma che hanno saputo generare che cosa? Dei poli di salute che fossero anche dei poli di ricerca, innovazione, formazione, come dovrebbe essere il parco. Funziona, sembrerebbe che funzioni. Questa è la condizione con cui alla fine, programmando un investimento sanitario che è funzionale alla cura delle persone, si ottiene anche il risultato di accrescere, di dotare la città di un motore economico che prima non c'era. In quasi tutti i paesi che ho citato, come Bilbo, Lille e Glasgow, che ho citato prima, no, questi sono altri, sì, che ho citato, quello che succede è che sono arrivati anche i grandi investitori. A Bilbao è arrivata Iberdola, a Lille è arrivato Eurosanté e a Glasgow è arrivato GlaxoSmithKline. Sono tre multinazionali che, siccome c'era quella iniziativa, hanno concorso in vario modo nell'iniziativa e hanno aiutato a migliorare il rapporto tra costi e benefici dell'iniziativa medesima. Le conclusioni della mia breve relazione, credo di essere stato abbastanza nei temi. Il primo è che non investire o investire in ritardo fino ad oggi è costato al reddito lordo dei piemontesi fino al triplo di ciò che non è stato investito, cioè costa molto di più non fare l'investimento in termini di redditi prodotti che non fare l'investimento. Il secondo è che non basta dare una rinfrescata all'ospedale, ma per avere il famoso moltiplicatore che abbiamo visto, stimato da uno studio della Commissione europea, bisogna proprio averlo il parco, cioè serve proprio un parco dove si generano quelle relazioni virtuose e dove si generano le occasioni che poi, per esempio, le grandi big possono cogliere. Le relazioni con il settore tecnologico, gli obiettivi dovrebbero naturalmente, perché tutto questo non si sia fatto, lo lascio fino ad oggi, o in qualche modo sia incubato,
ci sia stato un periodo di incubazione di 20 anni, lo lascio alla riflessione di tutti perché non ho una risposta, quello che dico è che forse servirebbe una programmazione sia nazionale che regionale che recepisse un po' dei vuoti che ho citato prima in termini cogenti, cioè mettendo anche obiettivi e mettendo dei paletti temporali per evitare che i tempi siano infiniti e gli obiettivi non siano rispettati mai. L'ultima cosa che bisogna dire è che ci vuole un sacco di volontà politica di tutti. Finisco con una frase di Einaudi che diceva che altro è comandare una cosa, altro è ottenere che quella cosa si faccia. E questo è anche un po' il punto del parco. Grazie a tutti. Ringrazio Giuseppe Russo e mi viene da sottolineare un aspetto che va nella direzione che dicevi, cioè del fatto che è un moltiplicatore economico laddove ci sia l'addendum della ricerca, sviluppo, innovazione e delle imprese. E voglio ricordare una cosa banale. Questa città ha 450 matricole di ingegneria biomedica. Estremamente affascinante questo percorso ed è attrattivo, è un percorso interdisciplinare per sua natura. Queste persone certamente non tutte vanno in quel settore, perché sono brave, hanno maturato delle attitudini sicuramente a lavorare in gruppo e vanno anche a collocarsi altrove, un po' come gli aeronautici o gli aerospaziali, che sono tantissimi. Ma una cosa del genere avrebbe risorse umane a go-go fatte in casa, tra l'altro con una scuola che abbiamo consolidato in tanti anni, e questo è un dato che spinge in questa direzione, ma io sono convinto che riusciremo a farcela nonostante questa difficoltà ventennale. Bene, adesso passiamo alla presentazione del dottor Frigeni, che è direttore dell'ufficio tecnico dell'ospedale di Bergamo e che ci racconta un caso di successo nostrano a integrazione di quelli che citava il dottor Russo precedentemente. I saluti ovviamente dalla nostra azienda Papa Giovanni XXIII di Bergamo. È stato anche interessante per me, che mi occupo di edilizia ospedaliera, di architettura della sanità da circa 27 anni, conoscere un po' quello che state facendo qua a Torino e vi auguro ovviamente buona fortuna e buon successo per la vostra impresa, che percepisco non semplice, anche perché ho avuto modo a Milano di seguire un progetto, ne parlavamo con Giovanni, che ha delle similitudini con questo, che è la Città della Salute di Sesto San Giovanni, che aveva l'ambizione di riunire e accorpare due importanti ospedali milanesi, l'Istituto dei Tumori e il BESTA, e dopo 12 anni di lavoro, nel luglio di quest'anno, sono partiti i lavori effettivamente, anche di questo intervento, che magari rispetto al nostro di Bergamo ha la difficoltà di accorpare più nosocomi. Qua la sfida è ancora più ampia e davvero speriamo che anche il vostro parco della salute possa decollare. A me il compito, con una certa sintesi, di raccontarvi la nostra esperienza. Di fatto anche noi, come di fatto un po' è Le Molinette, avevamo un ospedale del 1930, intitolato La Principessa di Piemonte. Questi erano i numeri dell'ospedale che noi chiamiamo ancora vecchio. Una struttura che diciamo a fine degli anni 90 era assolutamente obsoleta e inadeguata. Vedete questa foto d'epoca, il nostro era un ospedale a padiglioni, come diceva prima il dottor Scarmozzino, era suddiviso in specialità, c'era il padiglione di dermatologia, il padiglione dell'oculistica, il padiglione chirurgico e così via. Progettato dall'ingegner Marco Vigi, che era un progettista molto in voga in quegli anni nell'edilizia ospedaliera. Varie edizioni nel tempo e ci troviamo anche noi con due alternative: rifare, ristrutturare, riqualificare l'ospedale esistente e costruire invece un nuovo ospedale. Abbiamo fatto tutta una serie di valutazioni di carattere
tecnico, finanziario, urbanistico. Gli obiettivi che andammo a individuare all'inizio degli anni 2000, a mio avviso, sono ancora in buona parte attuali. La separazione delle cure per intensità, l'attenzione ai temi dell'umanizzazione, soprattutto nelle degenze, e le nuove forme di cura, il day hospital e il day surgery in particolare, l'aumento delle prestazioni diagnostiche strumentali per immagine, che poi negli anni è molto incrementata, l'esigenza di avere degli spazi che si armonizzino con le necessità di una medicina sempre più moderna, e voglio porre particolare attenzione all'ultimo punto, la flessibilità spaziale, che guardate è secondo me l'elemento che ci ha salvato nel progetto ospedale di Bergamo, elemento sul quale abbiamo puntato molto, e devo dire che se oggi, tutto sommato, un progetto che oramai ha 23 anni, direi che di poter dire è ancora attuale, e quindi i nostri spazi sono ancora diciamo corrispondenti alle esigenze della sanità, è perché sono flessibili. Abbiamo individuato una maglia strutturale che negli anni abbiamo potuto adattare alle varie esigenze, e questa non va sbagliata. La maglia strutturale, se non vorrei entrare nel progettuale troppo, ma è molto molto importante la flessibilità. Anche noi abbiamo fatto uno studio di fattibilità per mettere a fuoco questi obiettivi, e ci siamo accorti che ristrutturare avrebbe voluto dire lavorare per lotti funzionali, prevedere una serie di cantieri chiaramente che esistono durante la continuità delle cure, e logici disagi conseguenti per utenti e operatori. Abbiamo anche il problema del congestionamento del sistema viabilistico circostante all'ospedale vecchio, e quindi abbiamo scelto di realizzare, vedete in giallo, l'ospedale nuovo nella prima periferia della città di Bergamo. Ecco, facendo anche le dovute proporzioni, dovete considerare che ovviamente la città di Bergamo è molto più piccola rispetto alla città di Torino, però questo è un ospedale che ha un carattere quantomeno provinciale, su alcune specialità ha una valenza anche regionale, anche nazionale, in particolare sui trapianti. L'ospedale Papa Giovanni è l'ospedale dei bergamaschi della provincia di Bergamo, che ha 1.120.000 abitanti, mentre la città è piuttosto piccola, ne ha 120.000, la provincia è più grande. Quindi questo è un ospedale che in termini dimensionali è stato costruito per una provincia di 1.150.000 abitanti. Questo ve lo dico perché quando poi parleremo di costi e posti letto potrete fare anche voi le dovute proporzioni con il contesto della città metropolitana di Torino e anche della vostra provincia e della vostra regione. Ecco, vedete, ci siamo spostati dall'ospedale vecchio, quello a padiglioni, a quello nuovo che vedete là in fondo. Tra l'altro, ecco, poi il tema è: sposti un ospedale, ne fai uno nuovo, in quello vecchio cosa ci fai? Attualmente l'ospedale vecchio di Bergamo è sede dell'Accademia Nazionale della Guardia di Finanza. È stata un'operazione anche, secondo me, intelligente e brillante. In un primo momento si voleva accorpare lì tutta l'Università degli Studi di Bergamo, alla fine si è realizzata l'Accademia della Guardia di Finanza. Scusa se ti interrompo, ma solo una battuta: se dovessimo occuparci nel prossimo convegno di cosa fare delle moinette, non ci sarà più nessun medico e solo architetti. Immagino. Ecco, questa è l'area che abbiamo scelto. Ecco, venendo un attimo ai passaggi procedurali e riprendendo anche un po' il tuo intervento per darvi un po' l'idea dei tempi, nel 97 la prima istanza di finanziamento, hai citato prima tu il piano Donacatten, la legge 67, e anche noi ci siamo inseriti nella legge 67, tanto è vero che buona parte del finanziamento per l'ospedale di Bergamo proviene proprio ancora dai fondi della legge 67 dell'88, che è stata decisamente basilare. Facciamo anche noi col nuovo piano regolatore l'azzonamento in località Trucca, nella prima periferia di Bergamo, del nuovo ospedale. C'è l'accordo programma quadro, vedete, questa era un'area sostanzialmente agricola, c'era un elettrodotto ad alta tensione da spostare che non è stata esattamente una passeggiata, ma abbiamo fatto anche quello. Ecco, questo è un atto molto importante perché noi abbiamo fatto un accordo di programma con tutta una serie di atti integrativi in cui è stato coinvolto il Ministero della Sanità, allora si chiamava così, la Regione Lombardia, Comune, Provincia, la nostra azienda, che allora si chiamava Ospedale Riuniti di Bergamo, adesso Papa Giovanni.
Vado abbastanza veloce, vedete, questo era tutta l'area, avevamo individuato tutte le urbanizzazioni da fare e avevamo distribuito, diciamo, i compiti, il chi fa cosa, il comune, le urbanizzazioni, gli accessi viabilistici, l'ospedale doveva sviluppare l'edificio e proprio il complesso sanitario in particolare, poi anche la provincia ha avuto un suo ruolo con la realizzazione dei parcheggi. Questo ha reso piuttosto particolare questa opera. In realtà va anche detto che avrebbe dovuto mettere lei i fondi, la provincia, per realizzare i parcheggi direttamente, poi in realtà scelse la strada del PPP, del partenariato, ha fatto una concessione e alla fine non ne ha messo neanche uno, bontà sua, però i parcheggi sono stati realizzati. Quadro economico, ovviamente, dobbiamo relazionarlo a quegli anni, parliamo del 2000, 340 milioni di euro, era la stima degli anni 2000, 23 anni fa. Abbiamo fatto un concorso internazionale di progettazione, questa è la strada che abbiamo fortemente voluto per ricercare nuovi equilibri tra il linguaggio architettonico e le funzioni sanitarie. L'abbiamo fatto in due fasi. Alla fine della prima fase, che era in forma omonima, abbiamo selezionato 5 raggruppamenti, di cui tra l'altro parto dal quinto perché il capofila era uno studio di architettura torinese, probabilmente lo conoscerete, lo studio architetto Valletti, ma anche gli altri professionisti erano tutti vostri concittadini. Studio Manara, quarto classificato, la Proger, terzo classificato, Group SIS, uno studio di progettazione ospedaliera di Grenoble, francese, e poi la SCAU, che è la società di ingegneria e architettura dell'architetto Emeric Zublenat, francese parigino, presidente dell'Accademia di Architettura di Francia, che è il capofila, il progettista architettonico di questo progetto, che vedete fondamentalmente è un progetto piastra torri, la piastra per i servizi di diagnosi e cura nel mezzo e le torri destinate alle degenze e agli ambulatori a corona attorno all'edificio centrale. Alcuni rendering, questo è il raggruppamento. Ecco, qualche dato volumetrico. Area di intervento globale sono 600.000 metri quadri, l'SLP che abbiamo effettivamente realizzato, superficie lorda di pavimento 150.000, la volumetria 600.000 e c'è molto spazio per realizzare i futuri ampliamenti. Tanto è vero che stiamo già progettando la torre 8 e abbiamo richiesto, abbiamo 7 torri, abbiamo già necessità dopo 10 anni di realizzare un'ottava torre. Abbiamo chiesto i fondi a Regione Lombardia e ci auguriamo che ci vengano concessi. 931 posti più quelli di terapia intensiva, questo è un po' uno schema planivolumetrico per farvi capire un po' questo concetto della piastra centrale che ospita tutta la diagnostica, ospita il pronto soccorso, le terapie intensive, e invece le torri sono attorno, perché? Perché le torri, ospitando le degenze, sono quelle che godono di affaccio naturale. E quindi lì l'aspetto dell'umanizzazione, di avere anche un soleggiamento importante naturale, era a nostro avviso fondamentale. Così non è, diciamo, invece negli spazi più rivolti alla diagnostica. Ecco, vedete, questo è un layout molto schematico, ma credo anche abbastanza chiaro su come abbiamo organizzato il pronto soccorso, con dietro il blocco operatorio. Ecco, vado a concludere con la cronaca delle fasi di intervento, e qua si parla di tempi e potrà essere anche utile magari fare qualche riflessione rispetto a quanto diceva prima il dottor Russo sui tempi medi delle grandi costruzioni ospedaliere in Italia. Allora, noi abbiamo fatto un appalto tradizionale, si parlava prima di queste nuove modalità, il dialogo competitivo. Tra l'altro fu una scelta abbastanza originale, perché in quegli anni in Lombardia vennero realizzati altri 3 grandi nuovi ospedali, quello di Vimercate, quello di Como e di Legnano, furono realizzati con lo strumento della concessione di costruzione e gestione. Invece il nostro fu realizzato con lo strumento tradizionale dell'appalto, non era nemmeno un appalto integrato. Noi siamo arrivati all'esecutivo, l'abbiamo validato da soggetti esterni e poi l'abbiamo messo in gara nel modo più tradizionale possibile. Contratto del 2005, posa della prima pietra, vedete gli attori dell'epoca, il presidente della regione, il sindaco di allora, l'assessore di allora, il vicepresidente della provincia nel 2005. Questa è una foto dall'alto, avevamo degli elicotteristi che ogni tanto facevano delle foto dall'alto del cantiere, proprio ai suoi esordi. Nel 2006 cominciamo a fare le fondazioni,
Nel 2007 piano piano salgono le torri e siamo ancora comunque nella fase di realizzazione delle strutture. Nel 2008 cominciamo a creare l'involucro, quindi a fare le coperture e realizzare le facciate delle varie torri. Nel 2010 oramai l'ospedale è in fase di completamento, stiamo realizzando i parcheggi attorno, come potete vedere, e tutta la viabilità di accesso. Nel 2011 cominciamo ad arredarlo e ad allestirlo e nel 2012 si è concluso. Quindi sostanzialmente 7 anni dall'inizio dei lavori per realizzare 600.000 metri cubi e 1.200 posti letto. Alcune slide. Nel dicembre del 2012 abbiamo traslocato, tra l'altro aveva proprio nevicato in quel periodo, cosa che... però nonostante questo siamo riusciti a portare di là i pazienti sani e salvi. Abbiamo festeggiato esattamente 10 mesi fa, circa 11 mesi fa, i nostri 10 anni di attività con una cerimonia, alcuni momenti così anche abbastanza emozionanti di ricordo di questi 10 anni, in cui ci siamo anche mangiati una bella torta per festeggiare con la direzione, che è quella che adesso vedete, che è nuova rispetto ai direttori che si sono succeduti in tanti anni, anche se ci sono alcuni elementi, come in particolare il dottor Pezzoli, con il quale ho collaborato per tanti anni e che mi ha messo anche poi in contatto con gli organizzatori del convegno, sono stati come me, diciamo, tra i protagonisti di questo percorso. Vi ringrazio e spero che questa esperienza sia... Architetto, la ringrazio molto per la boccata di ottimismo, anche se vedere i tempi di 7 anni per costruire questa cosa, e questo è forse il meglio che abbiamo in Italia, fa pensare un po' rattrista. Comunque, cioè, questa è la nostra ambizione, oggettivamente. Invito adesso sul palco la professoressa Stefania Ravazzi dell'Università di Torino, che ha avuto il piacere di intervistare tutti i precedenti governatori per capire con lei e la sua presentazione come mai politicamente non si è riusciti a procedere nel passato. Prego, Stefania. Grazie. Spero che mi sentiate, sono un po' bassa rispetto al microfono. Ok. Ero debole. Allora, mi presento solo brevemente, sono un analista di politiche pubbliche e quindi immagino che di essere stata invitata qua per offrire un pochino la prospettiva da analista di policy, in particolare sul processo decisionale. Io sono un po' specializzata nella gestione dei conflitti nei processi decisionali, quindi mi è stato chiesto, insomma, di offrire qualche spunto di riflessione, partendo però dallo sguardo degli ex presidenti di regione. Quindi quello che ho fatto è stato fondamentalmente, come ha detto il rettore, fare qualche colloquio, qualche intervista con gli ex presidenti di regione, a partire dal presidente Cota, durante il cui mandato, diciamo così, fondamentalmente è nata un po' l'idea del parco, inclusa anche l'ex presidente della regione, Mercedes Bresso. Avevamo l'accordo di fare un'intervista anche con l'attuale presidente Cirio, però non siamo riusciti a mettere, diciamo così, insieme le agende, è molto impegnato, quindi quello che vi offro è un po' il frutto di queste interviste con gli altri ex presidenti. Naturalmente quello che vi offro non è l'opinione degli ex presidenti di regione. È un po' una mia interpretazione che ho tratto dalla ricostruzione delle vicende che mi hanno offerto i miei interlocutori. Quindi è molto preliminare, molto indiziaria, può essere che non abbia assolutamente colto gli elementi essenziali. Semplificherò moltissimo, ma quello che vorrei fare è buttare due sassolini nello stagno per dare un po', per stimolare un pochino di riflessione. Quindi mi concentrerò su due nodi che secondo me, questa vicenda del processo decisionale del Parco della Salute fa un po' riflettere. Allora, da quello che ho ricostruito attraverso queste interviste, la vicenda inizia almeno ufficiosamente nel 2003-2004. In questi 2 anni, oltre al nodo problematico chiave,
cioè il problema dell'inadeguatezza, l'obsolescenza delle infrastrutture del polo ospedaliero delle Molinette, si incrociano in parte anche casualmente, semplicemente casualmente, altre situazioni problematiche. In particolare alcune di queste situazioni problematiche che erano fondamentalmente del tutto collaterali al nodo principale erano, per esempio, la ricerca di una sede per lo European Brain Research Institute, che era stato istituito, diciamo, creato, immaginato, fondato da Rita Levi Montalcini, per cui a un certo punto, proprio in quegli anni lì, sembrava che Torino avesse qualche chance per ospitare questo centro. Un'altra situazione problematica che converge in quel momento lì, proprio in quel biennio lì, la riconversione dei siti olimpici post 2006. Quindi eravamo prima del 2006, però già bisognava, diciamo, prima ancora che si stesse finendo la realizzazione di queste opere, bisognava già pensare a, in qualche modo, a come riconvertire, come riutilizzare questi siti. Altra situazione problematica che si, diciamo, che converge, se vogliamo, anche un po' casualmente, proprio in quel biennio lì, fu la dismissione dell'area, dell'ex area Fiat Avio, che si trovava, no, insomma, quella che adesso ci interessa, e l'acquisto proprio in quel momento lì da parte della regione dell'area. Allora, nonostante, quello che vorrei dirvi è questo, diciamo, la mia riflessione, nonostante il problema chiave fosse il primo, quindi insomma l'inadeguatezza delle infrastrutture sanitarie, è molto probabile che la concomitanza di queste altre situazioni problematiche abbia generato quello che noi analisti di politiche pubbliche chiamiamo finestra di opportunità, che sostanzialmente fece intuire di poter ideare una soluzione che tenesse insieme più problemi. Sicuramente il problema sanitario, ma anche il problema del potenziamento della ricerca medica e anche il problema della, diciamo, riconversione di aree abbandonate e in qualche modo di occasione di sviluppo del territorio. Questa dinamica qua che vi ho spiegato, cioè di identificare una soluzione che in qualche modo consente di agganciare più problemi, succede, capita nei processi decisionali e non è di per sé negativa, cioè non è intrinsecamente negativa, anzi spesso viene anche percepita come molto razionale perché in modo lungimirante si riescono a tenere insieme più partite, diciamo così. Però questa dinamica qua ha un principale rischio, che secondo me può essersi effettivamente concretizzato nel caso del parco, di questo processo decisionale del Parco della Salute. Il rischio che, diciamo, che vi sottopongo è che quei diversi problemi che in qualche modo si pretende di trattare contemporaneamente con la stessa soluzione, è possibile che a un certo punto del processo decisionale comincino a divergere, cioè che comincino a prefigurare, a diciamo, preludere a soluzioni differenti e che le soluzioni pensate per un problema non siano più tanto soluzioni adatte per l'altro problema. Quindi semplificando, se teniamo insieme due problemi. Però se il processo decisionale è già andato un po' avanti e fondamentalmente coloro che hanno contribuito alle decisioni, quindi non mi riferisco solo ai presidenti di regione naturalmente, ma diciamo coloro che hanno contribuito alla formulazione di questa decisione, di questa soluzione, se questi soggetti hanno investito in quell'idea, non tanto dal punto di vista finanziario, ma proprio dal punto di vista cognitivo ed emotivo, tornare sul rapporto fra soluzioni e problemi diventa molto complicato a un certo punto del processo decisionale. Perché? Perché accoppiare più problemi in qualche modo induce a sbiadire i loro confini e quindi ritornare sulla ridefinizione dei problemi e quindi sulla ridefinizione delle soluzioni è molto più costoso, non tanto finanziariamente, ma proprio dal punto di vista cognitivo e, se vogliamo, psicologico. Da questo punto di vista, a me pare, un pochino dalle vicende che mi hanno raccontato, quindi non è una,
un'opinione che mi hanno espresso gli ex presidenti di regione, che peraltro non ricordavano neanche più bene un po' tutto perché sono passati tanti anni, però diciamo che un po' dalla ricostruzione delle loro vicende a me pare che il problema di questa inadeguatezza del polo delle Molinette dal punto di vista sanitario, il problema del potenziamento della ricerca medica, il problema dello sviluppo economico del territorio torinese, se vogliamo piemontese, che erano sembrati perfettamente integrabili all'inizio, a un certo punto hanno fondamentalmente cominciato un po' a divergere e quindi hanno sollecitato questo processo decisionale e la soluzione del parco da direzioni differenti, sia dal punto di vista delle caratteristiche del parco, sia in termini di localizzazione. Però a quel punto che non so quale fosse esattamente il punto, ma insomma, superato un certo momento del processo decisionale, era veramente molto difficile tornare sui propri passi, ma anche proprio dal punto di vista cognitivo e psicologico. Allora, i processi decisionali che mettono insieme più problemi non sono necessariamente da contrastare, anzi ci mancherebbe, però bisogna essere consapevoli che sono tendenzialmente molto più complessi e sono anche più soggetti a conflitti, battute d'arresto, ambiguità, rispetto invece a quelli che si focalizzano su un problema chiave. Il problema del territorio di Bergamo era sostituire quell'ospedale obsoleto con un nuovo ospedale, punto. Non l'ho sentito nella sua presentazione citare le occasioni di sviluppo, dobbiamo rilanciare la ricerca medica. No, bisognava rispondere all'obsolescenza delle infrastrutture. Allora, quello il spunto di riflessione che butto lì è questo. Mi domando dove siamo oggi, non dove eravamo allora, ma dove siamo oggi? Siamo ancora in quella lettura, multiproblema di soluzione che cerca di tenere insieme tutto? Non lo so, forse sì, sentendo la relazione del dottor Russo mi viene da pensare che forse noi oggi siamo ancora in quella in quell'inquadramento lì, dove il Parco della Salute deve rispondere a tantissime cose diverse. Arrivo al secondo nodo e spero di restare entro i 15 minuti. Allora, io credo che il processo decisionale sul Parco della Salute faccia riflettere anche su un altro aspetto e da questo punto di vista la relazione precedente l'ho trovata molto interessante, quindi mi riallaccerò leggermente. Allora, l'altro nodo su cui questo processo decisionale secondo me fa un po' riflettere riguarda il rapporto fra evoluzione del contesto e procedure dei processi decisionali, procedure del policy making. Allora, questo rapporto fra evoluzione del contesto e procedure è un problema classico che riguarda tutte le politiche pubbliche, quindi non stiamo parlando solo di questo caso, però questo processo decisionale così complesso ci aiuta a sollevare un pochino di riflettori su questo nodo qua. Di fronte a questo rapporto un po' problematico fra evoluzione del contesto e procedure, tendenzialmente di solito gli attuatori, gli esperti, i giuristi ci dicono che le procedure contano moltissimo, che sono estremamente rigide, che creano dei vincoli, tra virgolette, quasi insormontabili e che quindi di fronte a progetti che sono stati confezionati tanti anni fa, oggi ci troviamo di fronte a una situazione molto complessa perché il contesto probabilmente è un po' cambiato. Come facciamo a rispondere al problema, non quello di 20 anni fa o 15 quando è stato formulato proprio il progetto, ma quello di oggi? Allora, su questo, da questo punto di vista, ci sono diversi studi che sono stati fatti sui processi decisionali e anche processi di attuazione che riguardano la gestione delle emergenze, che dimostrano che in realtà i policy maker, scusate se uso questa espressione inglese, in alcuni casi sono in grado di rimodulare anche in maniera non marginale i progetti, la politica pubblica, l'idea che si era immaginata, senza necessariamente bypassare le norme, le procedure, ma mettendo in campo creatività, flessibilità, eccetera. Da questo punto di vista ho trovato molto interessante l'intervento precedente che a un certo punto diceva: beh, il nostro segreto è stato anche che noi abbiamo messo in campo un progetto che prevedeva la flessibilità della maglia strutturale per rispondere. E adesso stiamo costruendo un nuovo
torre, una nuova torre, e abbiamo costruito un progetto che avrebbe potuto adattarsi. Certo, ci abbiamo messo 7-12 anni, quello che sia, ma in questo arco di tempo siamo riusciti probabilmente a rimodulare il progetto per rispondere al problema del nuovo polo ospedaliero, non del 1999, ma quello sostanzialmente di una decina di anni dopo. Sto esagerando, Però, quindi qua diciamo il nodo su cui fa riflettere questo processo è un po' questo. Ormai è passata una decina d'anni dallo studio di fattibilità che è stato pubblicato nel 2015, ritoccato un pochino nel 16 e ritoccato di nuovo un pochino nel 17, ma fondamentalmente è quello là, che probabilmente è stato fatto su un progetto che era stato chiuso dal punto di vista dell'idea complessiva qualche anno prima. Quindi sicuramente è già passata una decina d'anni rispetto al progetto iniziale. È molto probabile che il problema per cui era stato progettato il parco 10 anni fa sia oggi in parte diverso, in termini di servizio ospedaliero, in termini di rapporto con la sanità territoriale, di architettura degli spazi. Io non lo so, non so nulla di queste cose, non me ne intendo, però è molto probabile che oggi ci siano delle differenze sostanziali. Che si fa? Allora, la mia domanda è: a che punto siamo oggi? Siamo noi in grado di dire che quella progettazione là ha incorporato un po', come diceva il relatore precedente, quella attenzione alla flessibilità, proprio perché il processo decisionale non si è ancora chiuso, ma poi ci sarà tutta la fase di attuazione che prenderà altri anni. E quindi, da questo punto di vista, se c'è qualcuno che in qualche modo è dentro questo processo decisionale qua, la mia sollecitazione è se in qualche modo questo aspetto qua è preso in considerazione. Spero di non aver sforato, non ho controllato esattamente i minuti, e spero di aver contribuito insomma in modo un po' costruttivo al dibattito. Mille grazie, Stefania. Intanto ci ha raggiunto l'avvocato Marco Corsini, che è il commissario straordinario per il Parco della Salute, Ricerca e Innovazione, a cui riassumo più o meno i lavori che sono intercorsi fino adesso. Dapprima il dottor Scaramozzino ha illustrato le potenzialità di un parco che coniugasse ricerca e innovazione, quindi attrazione anche per imprese, oltre al servizio sanitario. Poi il professor Turbiano ha fatto l'escursus di tutta questa progettazione degli ultimi 20 anni e concezione degli ultimi 20 anni del parco. Il professor Russo, direttore del centro Inaudi, ha visto i risvolti economici che una struttura di questo tipo può dare, ha impressionato il fatto che un investimento laddove ci sia anche ricerca e innovazione, quindi supporto di imprese oltre che salute, può triplicare gli investimenti in termini economici, e tramutare un investimento 1 in 3 in riscontri economici. Dopodiché c'è stato l'esempio dell'architetto Frigeni, che è direttore dell'ufficio tecnico dell'ospedale di Bergamo, di un caso che possiamo definire di successo, ancorché ci siano voluti 7 anni per costruire un nuovo ospedale. E per finire con la professoressa Ravazzi, che ci ha dato un pochettino il polso di quelle che erano le problematiche decisionali dei politici e dei governatori che sono succeduti in questi 20 anni. Io la inviterei a fare il punto della situazione per gli astanti, tutti molto interessati e come dire, motivati a essere qui. Prego, avvocato. Allora, vi ringrazio molto per l'invito. Location straordinaria. Ma quando mi hanno invitato mi sono chiesto, dico, ma che cosa posso dire di più di quello che non è stato già detto in queste settimane? Perché in realtà tanti dati non li abbiamo. Ma poi, sentendo l'ultima parte dell'intervento che mi ha preceduto, ho capito che cosa posso dire. Nel senso, io mi occupo di lavori pubblici da quando sono ragazzino, quindi da parecchio. Ricordo un dato che mi spendo spesso in queste occasioni, e cioè uno studio fatto dall'antesignano dell'ANAC, l'allora autorità di vigilanza sui lavori pubblici, addirittura ancora prima dei contratti pubblici, aveva stimato un periodo medio di 7 anni per realizzare un intervento in Italia. 7 anni perché? Perché dalla riforma dei lavori pubblici attivata nel 94 con la legge Merloni, e quindi con la suddivisione in fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, insomma la dilatazione dei tempi medi era di 7 anni. Devo dire, quindi noi qui siamo ampiamente nella media.
sforeremo un pochetto forse perché il tempo di realizzazione di questo intervento è di 5 anni, perché l'intervento è complesso, quindi la fase di esecuzione andrà oltre il settennio, ma adesso siamo abbastanza nei tempi. Pensate, io faccio il sindaco in un piccolissimo comune e per realizzare una caserma dei carabinieri, 800.000 euro, quindi siamo proprio... un po' ne capisco, ci abbiamo messo 2 anni per affidare il lavoro e ce ne sono voluti altri 2 e mezzo per portarlo a termine. Quindi anche lì, come vedete, siamo ampiamente nella media nazionale. In più, questa è una fase storica particolarmente delicata perché la congiuntura economico, politico, economica, internazionale ha danneggiato tutti i processi di realizzazione di opere pubbliche in Italia. Non solo dal punto di vista della dilatazione dei tempi, che è un fattore oramai, come dire, normale da noi. È vero che ci sono i processi decennali, ma è anche vero che ci sono i tempi della progettazione, che sono tempi complessi, e sono anche complessi i tempi degli affidamenti. Vi interviene la parte del contenzioso, e quindi ci sono parecchi elementi che contribuiscono a dilatare i tempi. Ma oggi non è tanto il fattore tempo che influisce, quanto il fattore costo. Cioè in Italia la gran parte dei lavori pubblici soffre il tempo anche normale che intercorre tra la pubblicazione di un bando e la presentazione dell'offerta, per il problema che l'incremento pazzesco dei costi delle materie prime e dei fattori energetici comporta quello che è successo qui anche. E cioè che i dati economici che vengono posti a base di una procedura di gara, quando questa procedura di gara si avvia a termine, non sono più remunerativi. Di fatto, alcune gare vanno deserte, più gare vanno deserte. E qui si inserisce la vicenda torinese. Ora, a che punto siamo? Ma io, qui è stato enfatizzato, un po' a ragione e un po' a torto, il fatto che è stata scelta la procedura del dialogo competitivo, che è una procedura complessa. È una procedura che, se voi vedete le statistiche in Italia, non è che abbia preso tanto piede. Qual è la ragione? Io faccio un discorso generale. La ragione è che per saper gestire bene un dialogo competitivo bisogna avere un'amministrazione capace di dialogare con l'operatore economico. Perché il dialogo competitivo serve, come è stato detto più volte, quando l'amministrazione non ha un'idea precisa di quello che vuole e chiede ai concorrenti di fornire quegli elementi per arrivare insieme poi alla soluzione sulla quale stimolare la concorrenza. Per fare questo ci vuole un'amministrazione capace di interloquire, cioè di presentare le proprie esigenze, i requisiti prestazionali che vuole e capace di dialogare al punto tale da arrivare a un risultato condiviso. Questo rende particolarmente ostica la procedura in Italia, ma non l'ha resa a Torino. Nel senso che questa fase così difficile in realtà è stata portata avanti in maniera soddisfacente. Il gruppo di lavoro che ha esaminato le proposte dei concorrenti nel giro di meno di 2 anni, 1 anno e mezzo credo, grosso modo, è arrivata a definire che entrambe le proposte dei 2 concorrenti ammesse al dialogo erano soddisfacenti. Quindi questa parte, la più difficile, insomma, è stata fatta bene. Che cosa è successo? Beh, è successo che dal 2019 al 2022 i prezzi originari non erano più ampiamente remunerativi. Qui si tratta di una concessione di costruzione e gestione, quindi un'operazione in finanza di progetto, quindi un'operazione che si regge se ed in quanto gli operatori economici continuano a ritenere remunerativi questi valori per il periodo anche della gestione. Non è solo tanto il costo di costruzione, per esempio vi dico il prezzo dell'acciaio è salito e sceso, quindi oggi potrebbe anche essersi attestato su fattori abbastanza governabili. Ma è il costo dei vettori energetici, che si deve spalmare per 25 anni di gestione dell'infrastruttura. E guardate, noi abbiamo fatto un lavoro di adattamento, di aggiornamento, adesso poi vi dico, ma già oggi con le vicende medio orientali siamo di nuovo alle prese con un punto interrogativo molto forte. Quanto oscilla ancora in salita questo prezzo dei vettori energetici? Detto questo, a un certo punto della procedura si è bloccata. La figura dei commissari straordinari risale alla fine degli anni 90, quando a un certo punto il governo e il Parlamento si sono resi conto che le procedure da sole non andavano avanti. E quindi per portarle avanti occorreva creare delle figure straordinarie che potessero operare in deroga, cioè non applicando la legge normale.
Ora, io sostengo sempre che prima di chiamare un commissario che deroghi alle leggi, occorrerebbe chiamare uno che le leggi le sa applicare. E, no, la dimostrazione è proprio questa, perché il sottoscritto ha, spero, sbloccato questa procedura senza utilizzare poteri di deroga. Cosa che invece sto facendo a piene mani nella mia vicenda commissariale per le autostrade abruzzesi. Però non è, insomma, si è creata questa specie di senso comune per cui se tu vuoi andare avanti bene e presto, devi chiamare i commissari. E ogni scusa è buona, i grandi eventi, le calamità naturali, le grandi infrastrutture. Ogni volta che c'è da fare presto e bene, non è detto che ci si riesca, si chiama un commissario. Qui il tema qual era? Era proprio quello di dire, ma insomma questi prezzi, le imprese a un certo punto avevano detto a questi valori noi non possiamo più concorrere. La Regione aveva fatto un protocollo di vigilanza collaborativa con l'ANAC, la Regione in regime ordinario. Vigilanza collaborativa significa che ogni atto della stazione appaltante doveva essere mandato all'ANAC, avere una specie di expedite e poi dopo poter. Al momento di fronteggiare questa insostenibilità dei valori originari, l'azienda si è rivolta all'ANAC e ha detto possiamo attualizzarli, e l'ANAC gli ha detto di no, dicendo non si può cambiare le regole del gioco quando si sta giocando, e aveva assunto una posizione negativa. Per fortuna nel frattempo, siccome appunto la vicenda è generale sul territorio nazionale, per fortuna nel frattempo la giurisprudenza si è un po' mossa, si è un po' così allargata, ha cominciato ad ammettere qua e là il fatto che qual era l'esigenza primaria. L'esigenza primaria è consentire a un lavoro di essere fatto, di essere affidato. Quello è l'interesse pubblico, cioè ricominciare da capo, perché nelle more di una procedura di gara i prezzi non sono più competitivi, non è conforme all'interesse pubblico. In questo pertugio il commissario si è infilato, è andato in ANAC, ha parlato più volte, devo dire che l'autorità si è dimostrata molto ragionevole e molto collaborativa, anche perché l'alternativa era molto semplice, nel senso che se si fosse rimasti rigorosamente ancorati all'immodificabilità dei valori unitari la gara sarebbe andata deserta, ergo applicando la direttiva comunitaria, che è comunque invalicabile anche per il commissario, si sarebbe potuto procedere a una procedura negoziata, che in ANAC è visto come il diavolo. Quando io ho detto la procedura negoziata, no, per carità, già a Genova per la diga foranea è successo e non ha avuto un esito brillante. Di fronte a questo spauracchio, ANAC è venuta a più miti consigli, ragionando insieme, e si è resa conto che era più giusto assecondare questa cosa e ha sposato il concetto essenziale che portando dei valori 2019 ai valori 2023, cioè solamente attualizzandoli, solamente aggiornandoli, non si introduce una modifica sostanziale tale da alterare le regole della concorrenza. E questo abbiamo fatto. Abbiamo concordato che questo aggiornamento sarebbe stato fatto in base a dati assolutamente oggettivi, facendo ricorso a istituti che istituzionalmente si occupano di monitorare l'andamento dei costi. E quindi il costo di costruzione, l'Istat, il costo del denaro, la Banca d'Italia, il costo del vettore energetico, ARERA. E quindi siamo riusciti, con l'aiuto dei nostri advisor, che io ho trovato già ingaggiati e che hanno svolto un lavoro veramente egregio, devo ringraziare tutti, ivi compresa l'azienda e il personale che ha lavorato, personale appassionatissimo, grazie all'apporto di queste rilevazioni siamo riusciti a portare a valori 2023 i valori del 2019. Per cui il costo di costruzione è aumentato di X, il costo del vettore energetico di Y, il costo delle spese tecniche di Z, eccetera, eccetera, e questo ha determinato un corrispondente aumento percentuale del contributo pubblico, che adesso lo dico, tanto l'avete letto sui giornali, è 72 milioni in più, contributo pubblico che è assicurato dallo Stato, col quale stiamo parlando, che è già disponibile all'interno di una provvista economica che è definita dall'articolo 20, e attendiamo che insomma si definisca questa cosa. E poi, per quanto ci riguarda, i documenti di gara da inviare ai concorrenti sono belli e pronti, insomma si può dire che siano sul punto di essere definiti. Dopodiché sarà lasciato un tempo per presentare l'offerta, un tempo che noi abbiamo detto di 5 mesi, ma che forse possiamo anche accorciare a 4 sulla base di valutazioni che stiamo compiendo, e poi facciamo un cronoprogramma che potrebbe ragionevolmente portare all'affidamento, all'aggiudicazione della concessione prima dell'estate,
e auspicabilmente all'inizio dei lavori prima della fine dell'anno. More or less, giorno più, giorno meno. Però già questo penso che sia un risultato. Cioè, posso concludere dicendo che abbiamo rimesso in pista una situazione bloccata e adesso la pista comincia la discesa. Non è una discesa con un pendio straordinario, però è una buona discesa. E poi sapete anche con le discese con poco pendio, man mano che si va avanti la velocità aumenta. Grazie a tutti. Grazie. Grazie in bocca al lupo, commissario. Allora, inizierei un dibattito. Io ho già tre interventi prenotati. Il primo è del professor Mauro Salizzoni, se può. Mauro, grazie. Allora, devo confessare di essere un po' scosso nel fare questo intervento preordinato, impostomi, letteralmente impostomi da Giovanni D'Urbiano. Io non ho da raccontare tante cose, pur avendo vissuto per 53 anni alle Molinette. Sono entrato in questo ospedale nel 1970, alla fine del quarto anno, e quelli che hanno appena qualche anno meno di me ricorderanno che allora esistevano gli allievi capi interni a cui era concesso di operare già dal quinto anno in poi. In cambio era vivere dentro l'ospedale e assicurare tutte le guardie notturne e del weekend. In questo modo si imparava molto e altri, come me, hanno avuto modo di imparare molto in campo chirurgico. Posso raccontarvi delle Molinette, cosa sono state, e dirvi gli aspetti positivi che ancora mantengono. Qui non nego il colpo al cuore che ho avuto sentendo parlare di Bergamo, poi ci arrangiamo. Ma le Molinette, pur avendo la struttura non così nuova e non così buona come quella di Bergamo, ad esempio, contiene molte, molte qualità. Io continuo a sostenere che in questo ospedale, per certi aspetti fatiscente dal punto di vista strutturale, tutto, esattamente tutto quello che la medicina e la chirurgia richiedono può essere risolto in qualunque giorno dell'anno, a Natale, a Pasqua, anche se non sono previste, come dire, delle liste di prenotazione, si telefona semplicemente, si fanno un po' di numeri e qualcuno arriva di sicuro anche alla mezzanotte di Natale. Io ho vissuto in questo modo i miei 53 anni alle Molinette. Ho avuto l'onore di operare col professor Biancalana, il quale mi ha insegnato non poche cose, non rendendomi conto, se non molti anni dopo, che certi interventi che allora si facevano, ad esempio per la chirurgia esofagea, erano di gran lunga più avanzati di quelli che si facevano nei cosiddetti centri europei di chirurgia esofagea, CAN. A CAN si operavano tanti esofagi, bevevano il Calvados e per questa ragione uno delle, come dire, degli effetti collaterali era il tumore all'esofago. Ci sono stato, ci ho lavorato e mi sono reso conto, ad esempio, che mentre a Torino l'aggressione dell'esofago veniva fatta per triplice via addominale, toracica e cervicale, a Cannes non poteva e non veniva mai fatta in triplice via. Questa è una delle cose che ho potuto imparare. Ho visto della chirurgia poverissima, ho imparato e ho visto in Vietnam come era possibile fare, e facevano, e poi abbiamo fatto qui a Torino, delle epatectomie destre in 3 minuti, quando nello stesso periodo a Pittsburgh, centro mondiale della chirurgia epatica,
richiedeva qualcosa come, dicasi, 12 ore, 12 ore contro 3 minuti. Ho avuto la fortuna di vedere e di portare in questo ospedale molte attività, ma anche di vedere come altre attività in questo ospedale siano, come dire, di primo piano. La radiologia interventistica, tanto per dirne una, è stata inventata alle Molinette. Molte cose che, fino a quando il professor Gandini ha deciso che si potevano fare pungendo semplicemente la parete toracica o la parete addominale per risolvere problemi epatici, ebbene, è stata fatta qui a Torino, dove risiede tuttora la migliore scuola. Altre attività dal punto di vista delle cardiologie, la cardiologia naturalmente ha una storia perturbata alle sue spalle, ma dal momento in cui, per volere del direttore Giulio Poli, le cose sono cambiate, ebbene, abbiamo una delle cardiochirurgie più avanzate non solo in Italia ma in Europa. E poi non dimentichiamoci che non siamo proprio gli ultimi nel mondo per certi altri aspetti, trapianti. Qualcuno di voi si stupirà nel sentirmi dire che Torino è la capitale europea dei trapianti. All'ospedale Molinette si fanno più trapianti che in ogni altro grande ospedale di Europa. Ospedali di fegato, trapianti di fegato, di pancreas, di cuore e di rene. Se ne fanno circa 400, fra 300 e 400 l'anno. Nessun ospedale, anche la capitale mondiale del trapianto di fegato, Pittsburgh, ha mai inanellato più di 170 trapianti in un anno. E soprattutto sono pochi quelli che hanno saputo e sanno tuttora dividere un fegato in due parti per trapiantare due pazienti, uno di pochi mesi con la parte sinistra e quei pochi ettogrammi di fegato che si riescono a recuperare e la parte destra ad un adulto. I bambini trapiantati a Torino sono oramai quasi 300, non è poco. I grandi centri trapiantici pediatrici europei hanno dei numeri appena superiori. Io sono stato allievo di una di queste scuole a Bruxelles, dal professor Otte, dove si facevano praticamente solo trapianti pediatrici. Quindi viviamo con un ospedale che non ha niente da invidiare a nessuno, se non le sue strutture, se non il pericolo che ti cada qualche cosa in testa se vai nei sottopiani, se non il pericolo di rimanere chiuso in un ascensore se ti sbagli a prenderlo nel momento non opportuno, cioè quando lo stanno chiamando in più piani. Io sono rimasto chiuso due volte, ma questo 45-50 anni fa in un ascensore, e la cosa che mi aveva colpito è che pur suonando l'allarme da fuori si rideva, ah, è chiuso dentro, ma ho dovuto aspettare un bel po' prima che venissero a liberarmi. Le cose non sono più così, sono cambiate, però come dire, l'ospedale continua ad essere come dire, uno dei primi ospedali in Italia. Non abbiate paura, qualunque cosa vi succeda, finite alle Molinette e sarete soddisfatti dal punto di vista sanitario. Qualunque approccio sanitario, qualunque trattamento è garantito, dalla neurochirurgia alla cardiochirurgia, alla chirurgia generale, alla nefrologia. E poi voglio ricordare come all'ospedale Molinette molte cose sono nate. Il virus dell'epatite Delta non è stato trovato chissà dove, è stato trovato partendo dall'ospedale Molinette. Tante altre cose sono state, sono partite e sono, come dire, tuttora in auge nel nostro ospedale. Viviamo con un buon ospedale, peccato che sia vecchio, e per questo mi rivolgo al commissario, la cosa da fare principale è quella di fare più in fretta possibile il nuovo ospedale, ma mica per altro, perché altrimenti molta gente, nuovi operatori, nuovi medici cominciano ad essere stufi, c'è il pericolo che scappino, ed avere poi un ospedale nuovo ma senza medici, senza specialisti di alto livello, servirebbe ben poco. Grazie. Grazie. Grazie.
Benissimo. Allora, adesso toccherebbe per la mia lista preordinata all'ingegner Sandro Petruzzi, che ha la responsabilità nell'ambito regionale di soprassedere a questi processi edilizi. Grazie, buonasera a tutti. Io, come potete vedere, il logo della regione non c'è, ma sono stato comunque chiamato da Giovanni D'Urbiano a parlare, a dire qualcosa, anche perché la storia del Parco della Salute la conosco in quanto ho fatto parte di altre organizzazioni fino a pochissimo tempo fa che si sono occupate di Parco della Salute, in particolare l'università. Quindi un po' la storia la conosco e l'abbiamo condivisa negli anni con Giovanni, anche le difficoltà, ci siamo sempre molto confrontati apertamente. Allora, credo che da un punto di vista tecnico non c'è nulla da aggiungere, e per quanto riguarda la regione le parole del commissario sono illuminanti non solo per voi ma anche per noi come regione, e non dubitavamo che il risultato fosse questo. Volevo solo fare delle considerazioni di carattere generale partendo dal mestiere che faccio, che è il responsabile unico del progetto, come si dice adesso, prima del procedimento. Lo faccio da 22 anni e sono diventato dirigente tecnico a 32 anni di età, quindi molto giovane. Avrò gestito 1000 procedimenti nella mia vita professionale, dai più semplici ai più complessi, quindi un po' di esperienza l'ho maturata. E parto da questo. Per gestire opere di questo tipo servono competenze. Competenze che, come ci insegna le istituzioni universitarie, sono la somma dell'esperienza e della conoscenza. Un mio amico del Politecnico diceva che se le persone hanno esperienza ma non hanno competenza le possiamo definire sapientoni, se hanno fatto tanto senza conoscenza sono dei praticoni, se non hanno nessuna delle due cose sono dei confusi, no? Se invece le hanno tutte e due sono le persone competenti. Quante sono in percentuale le persone competenti in Piemonte per fare questo tipo di opere? Penso poche, e questo è inutile negarlo. Dalla mia analisi credo che noi abbiamo perso come Piemonte una grandissima eredità, che era l'eredità olimpica, non solo in termini di costruito, ma in termini di struttura. Quella struttura ha fatto delle opere e degli investimenti in tempi molto, molto ridotti rispetto a questi, no? Con una complessità enorme. È stata costruita l'Agenzia Torino nel 2006, io ho collaborato molto, ho fatto anch'io delle opere olimpiche come RUP all'epoca. Purtroppo la crisi economica che ha investito il settore pubblico e il famigerato patto di stabilità che ha bloccato gli investimenti ha fatto sì che questa struttura fosse pressoché smantellata. Un investimento come quello lasciava in eredità del capitale umano e delle competenze che potevano essere spese a livello locale, regionale, nazionale, che purtroppo abbiamo perso. E oggi fare questi ospedali mette in luce il fatto che dopo 10 o 15 anni che uno non va a correre tutte le mattine, la prima volta che si mette a correre ha un po' di ruggine, e noi la ruggine ce l'abbiamo. E in tutto ciò, lo dico, visto che di ospedali ne dovremmo fare tanti, ben venga anche il contributo del commissario, che con la sua serenità dice delle cose che possono apparire a molti banali, ma per noi tecnici sentire con quale autorevolezza e con quale capacità di convincimento ha dialogato con ANCNAC per risolvere questi problemi complessi, devo dire, non solo ci fa piacere, ma per me sono delle parole che ci possono guidare per cercare di costruire una nuova realtà, una nuova scuola in collaborazione con l'università, per costruire gli investimenti del futuro, perché altrimenti rischiamo poi di fermarci da qualche altra parte. Questo per quanto riguarda il tema delle competenze. Per quanto riguarda la questione dei tempi, faccio una battuta al collega Bergamasco. Ammissione a finanziamento 1997, ho visto nelle slide. In realtà è 2000. Diciamo 99. 2012, fine lavori, sono 13 anni. Noi l'ammissione a finanziamento è del 2018. Stando a quello che ci ha detto il commissario, noi ci fidiamo, ci stiamo negli stessi tempi. Quindi l'operazione, non lo dico come un, ma anche noi siamo bravi altrettanto, lo dico come sono tutti e due dei problemi, perché se ci mettiamo 13 anni a fare un ospedale, finiamo un ospedale che è cambiato completamente il quadro esigenziale, quindi qualcosa bisogna fare, non so, a livello normativo, qualcosa bisogna fare a livello di competenze, perché credo che è lì poi sia la chiave. Questo per quanto riguarda i tempi. Ultima considerazione, una battuta su, si sono succedute tante figure politiche, io qui lo dico da tecnico puro, ho avuto la fortuna di seguire progetti europei e collaborare con pubbliche amministrazioni del Nord Europa,
in scambi culturali. In una di queste mi sono imbattuto in un manager, perché loro si chiamano manager, i dirigenti, non sono dei burocrati, un manager pubblico dell'Olanda, che in un progetto che seguì mi mostrò un master plan di 40 anni, dicendo: io devo costruire questo piano di investimenti, un master plan di 40 anni, e aveva tutto un business plan, come se fosse un'azienda che andava all'anno, all'epoca era il 2032, con entrate sicure da parte di 5 province e 25 municipalità dell'Olanda. Io ho detto: ma chi ti assicura che tra 30 anni questi soldi arriveranno? Ho detto: qui, questa roba è scolpita nella pietra, può arrivare destra, sinistra, centro. Quei 5 milioni all'anno che sono previsti nel piano mi arriveranno sempre, nessuno metterà mai in discussione il piano. C'è una continuità amministrativa, alla fine tutti verranno a inaugurare l'opera. Tanti sanno che nel loro mandato amministrativo non taglieranno un nastro, non poseranno una prima pietra, ma nessuno si sogna di ostacolare un piano che altrimenti avrebbe delle discontinuità. Questo lo dico perché probabilmente da questo dovremmo imparare molto, non solo a livello tecnico ma anche a livello politico. Queste sono le tre cose che posso dire lato tecnico, e ringraziare comunque il commissario per il lavoro che sta facendo e che faremo anche insieme, perché poi la regione deve fare anche la sua parte rispetto a quello che è il contributo. Grazie. Grazie Sandro. Osservatorio 21, che probabilmente molti di voi conoscono, ha fatto di questa una vera e propria battaglia. È con noi Giorgio Gatti che interverrà in questa conferenza. Prego. Grazie Rettore, grazie a tutti voi. Osservatorio 21 è un'associazione che si occupa da anni del aiutare Torino e il suo territorio a cercare di migliorare la propria situazione economica, sociale, dal 2020 abbiamo cominciato ad occuparci di questo parco della salute, perché ci sembrava, come avete confermato voi oggi, e lo hanno fatto soprattutto Scarmozzino e gli interventi iniziali, una grande opportunità estremamente importante. Io vi ringrazio anche per questa riunione, perché credo che la riunione che mette insieme università, imprese e politica sia un modo per far andare avanti quello che il parco vorrebbe fare, dovrebbe essere una capacità di acquisire le innovazioni, di trasformarle, di renderle concrete. Io sono assolutamente d'accordo con quanto ha detto il dottor Scarmozzino. Bisogna guardare avanti. Sono contento che la strada della gara sia in discesa, perché questo vuol dire togliersi una parte del problema. Però vuole anche dire, attenzione, comincia un periodo di grandissime difficoltà, perché qui bisogna fare un ospedale che non è soltanto, cioè un ospedale, bisogna fare una struttura nuova che non è soltanto un ospedale. E bisogna farla con delle innovazioni che toccheranno concretamente il modo di lavorare. Cito, non so se Umberto Riccardi non c'è, forse stasera non l'ho visto. No, ma è stato richiamato all'ospedale da un'emergenza, purtroppo si scusa con tutti, avrebbe anche voluto intervenire. Vabbè, io lo cito comunque, perché in un incontro che ha fatto con noi sulla intelligenza artificiale ha detto una cosa che io trovo molto bella e che trovo molto importante. Lui ha detto: io l'intelligenza artificiale la userei anche soltanto per far sì che si affidi alle macchine quelle attività burocratiche che oggi i medici fanno e sono costretti a fare, perché se si riuscisse a fare le macchine queste attività, i medici potrebbero occuparsi di quello che è il loro compito, la loro attività, il loro modo di aiutare i pazienti. E questo mi sembra un riferimento che dovremmo tenere in considerazione, anche perché io sto rileggendo Tecnosofia che il professor Saracco ha scritto il richiamo al collegamento tra le competenze tecnologiche e le competenze umane mi sembra uno dei punti più forti di quel libro, delle cose che abbiamo detto e che anche noi di Osservatorio 21 spingiamo.
Non voglio farvi perdere troppo tempo, ma ci occuperemo di innovazione, dovremo occuparci di innovazione. Per farlo abbiamo bisogno che la struttura che si occuperà del Parco della Salute sia più forte di quanto è stata finora. Non può essere semplicemente una cabina di monitoraggio, chiedo scusa, ma credo che ci sia bisogno, e l'abbiamo scritto, di un project management, di una struttura, di un project manager, che se fosse anche il commissario potrebbe anche essere, ma dotato di una struttura che lo aiuti e che faccia quello che si deve fare per coordinare le diverse competenze, le diverse attività, per fare quel coordinamento che è mancato spesso in questi 20 anni, perché questo è mancato. Allora, chiesto questo, io mi aspetto le risposte. Vogliamo spingere per questo project manager e vogliamo magari anche chiedere al commissario se è disposto a continuare a lavorare a questo progetto, perché questo progetto del Parco della Salute, della ricerca e dell'innovazione, PSRI, che poi ha anche finalità educative, è un progetto enormemente importante. Grazie. Sì. Dottor Mauro Ferrari, che è il vicepresidente del Club degli Investitori. Grazie Guido che mi dai la parola. Si tratta di un intervento che non è stato programmato, ma ho avuto qualche spunto durante appunto le presentazioni che avete fatto. Io come vicepresidente del Club degli Investitori ho avuto occasione di visitare mondi della start-up un po' in tutto il mondo, ma quelli più importanti sono stati alla Silicon Valley, ma anche in Israele. Sono dei momenti particolari nei quali uno riesce a vedere qualche cosa di più di quanto non abbiamo noi in Italia in questo momento. Quindi ho voluto cercare di dare un contributo per questo motivo. Faccio parte anche di OS21 e quindi condivido quello che è stato detto in OS21. Abbiamo affrontato questo problema appunto, come si diceva, un paio d'anni fa e abbiamo capito l'importanza che ha questa cosa. Ecco, volevo sottolineare un aspetto di quello che si è detto prima della, diciamo, dell'apertura dello scambio di opinioni. Mi sembra che non esista una visione comune, cioè in qualsiasi condizione, in qualsiasi azienda è fondamentale che chi opera in un determinato progetto condivida una visione. Faccio un esempio, c'è chi ha parlato praticamente di un orizzonte di tipo locale, la città, Torino, la provincia. No, signori, questo è un discorso completamente diverso. L'obiettivo di una cosa di questo genere, è più quello che hai detto tu, Beppe, è un discorso che deve essere visto in termini nazionali, non è un discorso locale. È un'opportunità enorme e qui mi inserisco nel discorso che facevi tu, Guido, del fatto che questo rende tre volte quello che viene investito. Quando si parla di crisi, bene, questo è un elemento per la soluzione della crisi. In una città come Torino, con tutte le problematiche che noi abbiamo a livello di crisi, perché ci viene a mancare un elemento fondamentale sulla quale questa città ha vissuto per oltre 100 anni, è questo l'elemento, vorrei dire, fondamentale per rilanciarla la città. Ma dobbiamo immaginarlo non come un problema soltanto, senza voler escludere niente dell'importanza di questo, un elemento umano. Qui c'è l'elemento economico che è assolutamente fondamentale. Quindi qui il progetto che qualcuno prima di me ha detto che deve essere fatto, deve essere un project manager, che mi auguro che lei lo sia, anche project manager, ma è un elemento che deve essere valutato su tutti gli aspetti, a cominciare da quello economico, perché lo si può giustificare. Sono 20 anni che noi stiamo in qualche modo discutendo su questa cosa. Certamente che se avessimo fatto un progetto da realizzarsi nell'arco di 2 anni, con gli obiettivi che dicevi tu, Beppe, prima, probabilmente avremmo avuto anche meno discussioni e, diciamo, incoerenze, perché non c'è tempo per averle, le incoerenze, se tu fai un progetto con degli obiettivi a 2 anni. Ecco,
Io credo che adesso si è arrivati al punto nel quale si spera nella... No, non è una storia metropolitana quella del commissario che risolve le cose. Del resto lei l'ha dimostrato con quello che ha detto, perché altrimenti qui saremmo ancora a discutere con diverse parti in campo, per cui mi auguro che questa cosa possa andare avanti nei termini che sta dicendo lei, commissario. Me lo auguro e mi auguro che in questo venga inserito l'elemento fondamentale. Questo è un campus nel quale io ci vedo quegli elementi che ho visto in Israele, ad esempio, dove, e qui secondo me noi dovremmo andare a copiare, cioè ci sono delle cose, non in questo momento, capisco, questo non è il momento più adeguato, però vi assicuro che quando io ho visitato quegli incubatori ci sono all'interno, ma non uno soltanto, dove ci sono le start-up nelle quali noi abbiamo anche investito, start-up nelle quali noi investiamo in Italia, start-up che sono... In ogni caso nel mondo del biotech, ad esempio, sono importantissimi in Italia. Per noi è un elemento in cui abbiamo una conoscenza che probabilmente pochi di voi conoscono, delle eccellenze che noi abbiamo. Io ho fatto da project manager di una società che è la Genente, che è stata quotata, la prima società italiana nel mondo del biotech quotata al Nasdaq a New York. Dico, ma non è solo quella, ce ne sono molte altre sulle quali noi non abbiamo le strutture che sono quelle che dovremmo avere in un progetto di questo genere. Noi dobbiamo avere le start-up all'interno di quello. Dobbiamo avere noi che investiamo, perché noi investiamo nelle start-up, che non siamo costretti a fare andare i nostri ragazzi all'estero per riuscire a portare avanti un progetto. Tutto questo è possibile da un progetto come questo, se viene affrontato in modo adeguato, con una visione come quella che aveva la Montalcini 20 anni fa, perché è quello il punto. Non è il punto di fare l'ospedale, non è il punto di fare gli ospedali soltanto. Il punto è, dobbiamo fare un progetto complessivo che copra e che abbia le giustificazioni di tipo economico e le può avere, e le può avere. Era solo questo, era un contributo grazie che volevo dare. Grazie. Bene, lui si era prenotato con un WhatsApp, non me ne sono arrivati altri WhatsApp, chiedo a chi è qui se ha piacere di fare un intervento, ancorché breve. Al commissario, se vuole replicare e integrare quello che ha detto prima. Allora, io faccio l'avvocato e fare il project manager è più una cosa di ingegneri, lo dico nel tempio delle discipline tecniche. Volevo dire due cose. Ho sempre detto che le grandi opere pubbliche sul territorio normalmente sono fatte contro il territorio. Abbiamo visto Nomose, Notav, Notap. Invece se leggete l'intestazione, qui è sì parco. Cioè effettivamente tutti lo vogliono e uno si sente la città accanto. E questo è un grande motivo di soddisfazione, un grande incentivo. E poi voglio chiudere con una scommessa che c'entra poco col parco, che però se lo porta appresso, perché giustamente è stato detto, non è solo un ospedale, è un'opportunità per la città, per la regione, per l'Italia intera. La città c'ha un'opportunità ancora in più e la butto, dato che siamo in architettura, c'è una scommessa straordinaria, è la riutilizzazione degli spazi dell'ospedale della Molinette. Io ho fatto l'assessore all'urbanistica a Roma, quindi mi è rimasta questa suggestione. È un'area che ha un valore, in quanto inglobata nel tessuto urbano, straordinario. Da come voi riuscirete a impostare la riutilizzazione di quest'area, dargli una destinazione coerente con l'interesse pubblico, avete fatto bingo, perché avete creato una struttura ospedaliera straordinaria per il contesto europeo e avete dato un valore aggiunto alla città impressionante, forse ineguagliabile oggi. Ecco, no, grazie commissario, ma lei deve sapere che questa città ahimè di queste opportunità ne ha molte. E a volte, come ci diceva la professoressa prima Ravazzi, proprio la possibilità di più opzione rallenta il processo decisionale. Quindi io andrei all'obiettivo, quella cosa sicuramente è già... Ci sono altre richieste di intervento? Prego, professore Coluccia.
grazie. Ho visto molti amici. Io sono stato vicerettore all'edilizia dell'università, correttore di Anzani, poi correttore Pellizzetti. E le questioni di medicina sono sempre state un po' a parte, ecco, diciamo, rispetto a tutto il resto, però naturalmente dovevamo occuparcene. Allora, non prevedevo di intervenire, lo faccio incoraggiato dalle parole che del dottor Corsini, anche se, ma questo lo dico non in negativo, lo dico, io non riesco a mettere l'anno zero a qualche anno fa, perché quando si parlava nel 2000, nel 2004 di progetti, si parlava non solo di progetti che si basavano su finanziamenti che c'erano già allora, erano finanziamenti, mi pare che si chiamassero legge Turco, non mi ricordo, che era quella parte di erano poche, ma dovevano servire proprio per la progettazione. Ora, io ho veramente apprezzo molto quanto è stato detto dal collega dell'Università Ravazzi. Sicuramente in tutti questi anni, io ho partecipato alle riunioni dalla Giunta Bresso in avanti, in questi anni quello che è successo è proprio quello, credo che sia proprio giusto, cioè una sovrapposizione di motivazioni, di opportunità da cogliere, e questo ha un po' paralizzato poi alla fine le scelte degli operatori politici che si sono succeduti. Però non vorrei sottovalutare un'altra cosa. C'è stata un'incertezza di progettazione e di finalizzazione di queste ipotesi, che è stata fortissima. Incertezza che c'è ancora oggi. Allora io raccolgo tutti gli elementi di tranquillità che ci trasmette il commissario. Vorrei essere, da cittadino ormai, tranquillizzato anche su questo. Cioè, la questione di che cosa ci va dentro. Questo qui è, spero, ecco, che sia proprio definito. Se dovessi dire, non mi sembra proprio ancora definito, perché c'è la questione che ritorna sempre, Regina Margherita, Sant'Anna, neonatologia di questi giorni, per esempio. Si parla, e questi sono elementi decisivi. Ma va benissimo la maglia, come l'ha chiamata, di Bergamo, è bellissima. Noi pensiamo che a Torino, nei vari progetti che si sono succeduti per la città della salute, le torri sono state in alcune fasi verticali e in altre case sono state chiamate orizzontali, ecco, tanto per divertirsi. Però, vabbè, maglie elastiche, maglie riutilizzabili, va bene. Però, che cosa ci va, è importante. E ultima osservazione, io spero che anche tutte le questioni delle tecnologie, diciamo, da mettere nell'ospedale, nel parco della salute da costruire, anche quello sia stato risolto, perché fino a poco tempo fa mi risulta che non ci fossero i finanziamenti già definiti per quello. Vi ringrazio e buonanotte. Grazie professore. Bene. Penso che se non ci sono altri interventi sia arrivato il momento di chiudere. È stato un primo di una serie di 4 eventi che sono stati programmati. Il prossimo sarà sul diritto alla salute, sarà presso il campus Einaudi nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino, e sarà a febbraio 24, abbiamo detto. Poi a marzo 24 saremo all'Unione Industriali a parlare di salute, parco e sviluppo, e poi c'è un ultimo evento che sarà alla Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Torino ad aprile 24, il parco ricerca, assistenza e didattica. Grazie per essere intervenuti, trovo che sia stato un evento molto serio e che ha costituito una base per i prossimi, che saranno anche un pochettino pungoli per monitorare. Quello che vorrei, commissario, portasse a casa è che le due università hanno diverse competenze, centri in Audi, che sono a disposizione.
C'è questa terza missione benedetta che è arrivata delle università, che va nella direzione di mettersi al servizio della società, per cui non potremo prendere il ruolo del project manager noi, ma dare qualche aiuto nel seguire un project manager che dovrà essere, secondo me, opportunamente trovato poi nella realizzazione. Beh, questo sicuramente dall'università può arrivare. Grazie a tutti e alla prossima. Ci vediamo il 28 di febbraio al Campus Luigi Einaudi.